non posso restare ancora un minuto accanto a te. Anche se il mio amore, sai, è solo per te. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Allora, grazie, bentrovati. L'altro giorno ero al bar, prendevo un caffè, no? Entra uno arrabbiatissimo e mi fa: Dudu, ma lo vuoi capire che se uno innocente ha tutto il diritto di gridarlo al mondo intero? Lo vuoi capire che Francesca, Barbara, Marina hanno tutto il diritto di dire che lui prima era una persona per bene e adesso è ancora una persona per bene? E sdrac, mi dà un ceffone. Io stavo per dire: ma guarda, io la penso come lei su questo punto, anche se anche i figli di Rina la pensano come noi. Ecco, quindi, ma non faccio in tempo a dirlo per lui, mi dà un altro ceffone. Dudu, è un complotto. È un complotto dei giudici, lo capisci o no, Dudu, che è un complotto? Allora a me vengono in mente quelle parole dette da un giudice inglese per dir no ad una rogatoria chiesta dagli avvocati di Silvio Berlusconi. Lui aveva detto: voi usate la parola complotto, ma trasformare i reati comuni in reati politici è inaccettabile. Ed è inaccettabile parlare di persecuzione politica di fronte a dei reati comuni. Ma sto zitto. E quello che fa? Prende e mi molla un altro cazzotto. Anzi, mi molla proprio un cazzotto. Nello stomaco questa volta. Ha preso 10 milioni di voti, Dudu. Sai contare, Dudu. E voi lo volete fare fuori con una sentenza. Veramente sui voti ci sarebbe da dire, no, i conti non sono proprio esatti, ma vedo che quelli che sono nel bar intorno a me stanno zitti, non vola una paglia. Forse pensano che sia un talk, e di questi tempi, se vede, i talk veramente fanno schifo un po' a tutti, perfino a Berlusconi, eh? Quindi, oppure stanno pensando: ma chi se ne frega ancora a parlare di Berlusconi quando ci sono i problemi dell'IVA, della disoccupazione, della crisi mondiale, eccetera, eccetera, tutto quell'elenco che ormai sentiamo fare nelle trasmissioni, soprattutto da quelli che non vogliono guardare la realtà in faccia. Tra tanta solidarietà, queste cose io le penso, ma sto zitto. Allora il pazzo comincia a prendermi proprio a calci: Dudu, rispondi, ti sto chiedendo le cose, mi devi rispondere. Ma io che devo dire? Se uno crede nella giustizia, va nei tribunali. Se i tribunali gli danno ragione, ha ragione. Se i tribunali decidono, va ai servizi sociali. Uno va ai servizi sociali e ovviamente continua a proclamarsi innocente. Ma se uno dice: quello che è successo è un colpo di Stato, allora se è un colpo di Stato, no, vai in montagna, dico io, no? Prendi il mitra e fai il partigiano. Non è che te ne stai sul divano con la tua fidanzatina, così il Popolo della Libertà deve leggere i proclami per fare la resistenza da Vanity Fair. Mi sembra una cosa un po' senza senso, però anche questa cosa qui io la penso, ma non la dico. È quello... continua a massacrarmi di botte: Dudu, la Severino non è retroattiva, la Severino è incostituzionale, Dudu, è giù botte. E dico: vabbè, sarà incostituzionale, non sarà retroattiva, però io dico: scusi, ma Berlusconi sta Severino l'ha condivisa, sì o no? Sì. E cosa diceva sta Severino? Diceva che chi è che è un dannato non può fare il deputato. Allora, sapete, non è un problema di decadenza, qui è un problema di coerenza, perché se poi uno viene condannato lo se ne va, non è che aspetta la commissione parlamentare che decide. Ma naturalmente queste cose le penso sempre, ma le tengo per me, non dico niente. E sapete perché non reagisco? A questo punto voi
pensate di sapere perché io non reagisco. Tu non reagisci perché questa è la famosa scena di Totò. Di Totò che dice, ma io non ero Pasquale, perché dovevo reagire? Pasquali Dudù, no, in questo caso qui. E invece vi sbagliate, state sbagliando. Tutti quelli che pensano questa cosa state sbagliando, perché io sono Dudù. E secondo me in questi ultimi 20 anni siamo stati tutti Dudù, almeno un po'. Daniele Lorenzano, ex dipendente e poi consulente Mediaset, era l'uomo che trattava con le major americane l'acquisto dei diritti televisivi. I magistrati lo hanno definito uno dei personaggi chiave dell'inchiesta Mediaset e lo hanno condannato a 3 anni e 8 mesi per evasione fiscale. Con me? Monsieur Daniele Lorenzano. Daniele, Tariani. Sta qui, solo va qui. Ah, lo sto cercando. Volevamo parlare solo con lui. Però a questo punto non vuole incontrarvi. Da questo muro in poi inizia la proprietà di Daniele Lorenzano qui nella Medina, nel centro storico di Marrakesh. Questa è una delle tante porte del suo Riad. E poi si gira qui e arriva fin laggiù in fondo. Pensate che sono 20 Riad. I Riad sono delle vecchie case padronali qui in Marocco, con giardino. Dicevo 20 Riad che Lorenzano, da quando è venuto qui a Marrakesh, ha raso al suolo per costruire un unico riad con giardino e piscina interna. E pensate che un riad sarà grande minimo 100-150 metri quadri, che sono almeno 4-5 stanze. Lui ne ha presi 20 e le ha uniti. E continua, continua qua, e finisce qui. Pensate quanto sarà grande. Questo è il punto più alto dove siamo riusciti ad arrivare per farvi vedere la fortezza di Lorenzano. Questo è il suo terrazzo. Pensate che parte da lì dove ci sono quelle piante, si sviluppa lungo tutto quest'asse. Poi qui c'è un muro, non sappiamo quanto ancora manca, però guardate che vista. Merci. Are you Italian? It's wonderful. Yeah. Italian? Italiano. Oh, ma... Parla italiano? Parla poco. Ah, bellissimo. Ah. Complimenti. E quanto... Costa 250 euro. 250 euro per una notte. Posso vedere anche il bagno? Mamma mia. È un po' expensive, mi dispiace, però è veramente bellissimo. Grazie molte, arrivederci, buongiorno. Di Lorenzano, è arrivata la polizia, non so perché, non la ci stanno controllando. Ma c'è qualche problema? What is the problem? No problem. Ma io vedo 10 agenti solo per noi. Normale. 10 agenti per 3 persone che stanno qui. Sono 10 poliziotti.
solo per noi. I want only to speak. Voglio solo parlare con il signor Lorenzano. You know that he's having... Lo sa lei che non vuole incontrarmi? Mi sarebbe piaciuto conoscere l'uomo che ha strappato Dallas e Beautiful alla Rai e ha insegnato a Berlusconi come fare la televisione. Tutto qui. Guardi, no, non ho insegnato niente, sono stato molto bravo nell'acquistare i programmi e forse è quella la mia colpa. Ormai la condanna definitiva è come si dice nel casino, le io sono ferito. Quindi, è tanto da aggiungere. Ma... in quel momento tornerò in Italia, sconterò la mia condanna, tutte basta, che devo dire. Si trattava con le major, stabiliva il prezzo di un pacchetto che andavate a comprare, no? Di film, di serie TV e via dicendo, per cui mettiamo $1 milione. Poi tornava in Italia, parlava con Bernasconi piuttosto che con Berlusconi, e poi perché questo pacchetto non lo comprava direttamente Mediaset? Dico quello che ho fatto io, lo so, quello che hanno fatto gli altri non lo so. Lei di recente è stato sentito anche dai magistrati milanesi, titolari del processo Mediathread. E ai magistrati milanesi ha fatto il nome di Silvio Berlusconi. Mi trovai ad Hong Kong nel 2007. Il console generale d'Italia, Alessandro De Pedis, mi disse: senatore, ma lei lo sa che qui a gennaio sono venuti i magistrati Spadaro e De Pasquale a fare perquisizioni e interrogatori e sequestri di carte nell'ambito del processo Mediathread? E io gli dissi: no, non ne so niente. E gli consegna una nota diplomatica anonima, torno a Roma a Palazzo Grazioli e la porto a Silvio Berlusconi. Quindi, perché la potesse leggere, e gli dico: sai nulla, presidente, di questa roba? Mi dicono che quei due cinesi intestatari di quelle società così gravide di attività fossero due poveri cristi che abitavano in un quartiere popolare di Hong Kong, esatto, una sorta di Vele di Scampia alla cinese. Ebbene, Berlusconi mi dice, si stupisce, dice: no, non ne so niente, chiama Ghedini, Ghedini, sai qualcosa di questa roba? E lui dice: no, non ne sappiamo niente, leggi, guarda, ma questo è incredibile. Si sfoga su De Pasquale che lo insegue, che lo tormenta, cioè questo è un disastro, è una roba che non deve andare avanti. E alla fine tutto questo dice: ma tu che puoi fare? E io gli dico: presidente, e che posso fare? Ci posso tentare? Vediamo. C'era una decisione in primo grado di una corte di giustizia di Hong Kong che contro la difesa di Agrama aveva sostenuto che le perquisizioni e i sequestri di materiale e gli interrogatori erano legittimi e quindi aveva dato torto ai legali di Agrama, e c'era un appello presentato dai legali di Agrama all'alta corte di giustizia perché rivedesse la decisione. Berlusconi le dà carta bianca. Berlusconi non solo mi dà carta bianca, ma dice: vedi che puoi fare, che cosa è possibile mettere in moto per evitare di compiere questo disastro. Io gli dico: guarda, mi dai la possibilità che alcuni ministeri accolgano le richieste di questi signori che vogliono uscire dalla blacklist dei paradisi fiscali, che poi ha avuto esito, Hong Kong è stata cancellata dalla blacklist dei paradisi fiscali, almeno dall'amministrazione finanziaria italiana. Probabilmente favoriamo la possibilità che nei nostri confronti ci sia un'accoglienza forte, visto che la decisione di incidere sulla Corte di Giustizia è una decisione politica, noi possiamo avanzare una richiesta ufficiale. Berlusconi dice: sì, vai avanti, hai carta bianca. Comunque tutta l'operazione condotta da lei, da Berlusconi, andò a buon fine. Andò a buon fine, e devo dire che con grande stupore dei magistrati di Milano, l'alta corte di giustizia di Hong Kong, quella di appello, non solo respinse le richieste dei rogatorie dei magistrati di Milano, ma dispose una controrogatoria. Cioè dispose che un giudice di Hong Kong ascoltasse i PM Spadaro e De Pasquale per chiedergli conto di questa invasione di campo. Quando fai politica sai di doverti sporcare le mani, e non di dovertele sporcare soltanto per partecipare, ma anche per determinare il successo della tua parte politica. Non me le sporcherei più così, ma ormai quello che ho fatto è fatto, non posso farci niente. Ma perché nel maggio del 2012 lei decide di incontrare l'avvocato Ghedini? Avevano arrestato la Vitola il 15 aprile
ed io ero sinceramente preoccupato, mi sentivo circondato, avevo timore per me stesso, per la mia quindi famiglia. Gli dice, se voi mi aiutate... E quindi gli dissi a Ghedini, ho timore che questa cosa ci arrivi addosso da qui a poco, e in più ho la certezza che non voglio candidarmi al Parlamento, voglio soltanto sapere se... continuerete a starmi vicini. Ghedini sottovalutò la vicenda, mi disse, ma dai, questa è tutta roba prescritta, ma di che ti preoccupi, state tranquillo, noi ti stiamo vicino, ti aiutiamo, abbiamo capito che la tua intenzione è non candidarti, però stai tranquillo. Non mi fidai delle rassicurazioni di Ghedini, per cui chiesi a Berlusconi di incontrarlo. E a dicembre mi arriva una telefonata, dopo tanti mesi, della segretaria che dice, guardi che il 19 dicembre il Presidente la vuole vedere a Palazzo Grazioli. E io risposi, dica al Presidente che se vuole viene a casa mia oppure viene a trovarmi in Senato. Quei sei mesi in quei di sei anticamera, mesi, in quei sei mesi, lei ha deciso tutto. In quei sei mesi di anticamera ho capito che probabilmente avevano pensato di comprare usando e gettando un uomo che gli aveva dato conto di tanti servizi. Ghedini mi fece una bella telefonata, dice, dai, lo so che hai litigato con la segretaria del Cavaliere, ma vieni almeno al partito. E io andai da Ghedini e gli dissi, io la scena di uscire dal Parlamento con le manette non la voglio vedere. E lui mi dice, ma candidati, dai, poi la giunta per l'immunità la gestiamo, poi il Cavaliere ha detto di finanziarti ancora il partito per darti linfa e capacità di sostenere anche questa campagna elettorale. E io gli dissi, no, ho deciso di uscire. E lei me lo trova uno che rinuncia a dare nuovamente in Parlamento. Lei sa che in Parlamento io sarei stato... sicuramente eletto in posizione blindata e avendo fatto il presidente della delegazione NATO, il presidente della commissione difesa, sarei stato candidabile anche a qualche posizione nonostante il clamore. In fondo non sono usciti tutti gli impresentabili dal Parlamento, no, c'è qualche impresentabile ancora assiso nei ruoli chiave. E come fanno a discutere di impresentabili se il primo degli impresentabili è il capo del partito? So bene quanto sia forte e motivata la vostra sfiducia, la vostra nausea verso la politica, verso questa politica, fatta di scandali, di liti in TV, di una inconcludenza e di un qualunquismo senza contenuti. Una politica che sembra un mondo a parte, di profittatori e di mischieranti drammaticamente lontani dalla vita reale. Bene, allora, stasera di questo vogliamo un po' parlare, ma faremo un lungo viaggio, quindi... comincerei da una cosa, diciamo, De Gregorio. Parliamo adesso seriamente, prima sono stato un po' scherzoso, insomma, sulla vicenda di Dudu, però ieri abbiamo visto il precipitare di una situazione politica che è diventata addirittura drammatica, perché improvvisamente sono state consegnate nelle mani di Berlusconi le dimissioni di tutta la parte, diciamo, politica sostanzialmente che fa capo a quello che è il progetto nuovo di Forza Italia. E non si capiva bene perché c'era stata questa drammatizzazione improvvisa, forse Belpietro e Travaglio stasera ci potranno raccontare dei retroscena che io non conosco, però nonostante tutto non siamo riusciti bene a capire qual era la cosa che aveva scatenato improvvisamente questo elemento di drammatizzazione. I giornali oggi fanno delle ipotesi e tra queste ipotesi non c'è l'IVA, non c'è, voglio dire, tutte le cose di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni che dovevano essere decisive, insomma, per le sorti del governo, ma ancora una volta ci sono le inchieste della magistratura. E tra le inchieste della magistratura, quelle che sembrano creare più preoccupazione la vedono protagonista a Napoli e a Milano. Abbiamo sentito qualche cosa, qualche accenno adesso, poi approfondiremo dopo, ma a conferma di questo sospetto c'è il fatto che un nome viene fatto nel corso della riunione di ieri ed è il suo. Cioè, quindi lei viene indicato come uno dei motivi di preoccupazione con chiarezza da parte del Cavaliere e il Cavaliere dice ma quello è poco di buono, è una persona, diciamo, che... assolutamente inattendibile da tutti i punti di vista e compagnia bella, per cui la prima domanda che io le voglio fare, ma
Insomma, com'erano questi rapporti tra lei e Berlusconi? Quando vi vedevate e poi lui correva a lavarsi le mani, diciamo, dopo aver sentito le sue, oppure eravate, come dire, sodali? Spazzolava anche la sedia. Eh? Spazzolava anche la sedia, probabilmente. Com'era questa situazione? Ma se Berlusconi ha bisogno di sentirsi perseguitato da un acerrimo nemico, faccia pure, ma io nei suoi confronti non ho ansia di vendetta, non ho acredine. Fa lo stesso errore che probabilmente hanno commesso i suoi nemici nei suoi stessi confronti. No, io ho deciso, per ripulire me stesso, la mia coscienza, e per ritornare al calore vero della mia famiglia, una moglie e 3 figli piccoli, quindi ho qualcosa da difendere, ho deciso di dire la verità. E i miei rapporti con Berlusconi sono testimoniati da tanti episodi, anche personali, uno pericoloso, perché lo vai a trovare in clinica perfino all'Annunziatella di Roma quando è ricoverato per i calcoli renali? Uno pericoloso, e perché gli dai libero accesso a Palazzo Grazioli? La verità è che Berlusconi, nella memoria di una persona che io ho frequentato, parlo di Bettino Craxi, quello sì un grande statista, era denominato dallo stesso Craxi, appunto, il bugiardo. Tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui, con Bettino Craxi, sanno di questa posizione, di questa presa di posizione che Bettino Craxi assunse nei confronti di quello che era considerato un suo amico, probabilmente perché si sentiva egli stesso tradito, come è stato nei miei confronti, e lui adesso si comporta così nei confronti anche di quelli che hanno mantenuto il silenzio per coprirlo. Oggi ho letto di nuovo che per la seconda volta in un interrogatorio dà del bugiardo a Walter Lavitola, che saltellava da Palazzo Grazioli ai corridoi del Senato per fare campagna acquisti per suo conto. Ma che mondo è quello che Berlusconi vuole imporre a questo paese, mi sono domandato. E ho fatto il mio dovere, sono andato consapevole di dovermi caricare dei reati, consapevole di dover affrontare dei processi. Io che sarei impresentabile, ma che per la giustizia stasera sono incensurato, sul mio casellario giudiziario c'è una sola condanna per diffamazione a mezzo stampa, ad un'ammenda, perché non ebbero il coraggio di condannarmi a mesi di carcere, per aver diffamato i giudici di Enzo Tortora, di cui mi onorai di essere amico e collaboratore per anni. Comunque, per completare il quadro, lei io sono rimasto incensurato. Ha anche un processo in corso per riciclaggio. Io sono rimasto incensurato, Berlusconi no, ed è da questo dato che dobbiamo... No, dico, ha un processo in corso per riciclaggio. Certo, un processo in corso... E per la bancarotta dell'Avanti... Ma guardi, per quella già il Tribunale Civile di Napoli, per grazia di Dio, mi ha dato ragione, condannando il fallimento alle spese, perché quella è una bancarotta consumata per 447.000 euro al di sotto dei ma limiti dell'articolo 1. Ma questi processi sono cominciati dopo che lei ha rotto con questi Berlusconi? Processi prima? Sono iniziati tutti con la mia esperienza in politica. Se avessi ascoltato Bettino Craxi probabilmente mi sarei... Quindi Berlusconi sapeva benissimo che aveva questi problemi lei. Certo, ma pensa che fossi l'unico politico di forza del PDL, tra l'altro ero tra i fondatori, quindi non mi può dire che fossi uno qualsiasi, ero tra i fondatori del partito, eravamo in 9, e con atto scritto da parte del partito nei confronti dei nostri movimenti. Ebbene, non può oggi sostenere che eravamo feccia quando ci ha usati, ci ha frequentati, ci ha coccolati, ci ha assiso nelle posizioni blindate pagati, di questo paese, diciamo, no? E ci ha pagati per l'attività politica, sì, e quello è un errore ulteriore, allora, che io ho fatto. La fermo un attimo, vorrei dare subito la parola a Belpietro, ma siccome la storia sarebbe lunga, io per evitare eccessive lungaggini ho usato, diciamo, un'intervista registrata che ci dà i passaggi fondamentali. Ovviamente la cosa che pesa come un macigno su questa discussione anche di oggi è la denuncia che De Gregorio fa della compravendita che ha fatto cadere, diciamo, il governo Prodi. Questo è il pezzo, diciamo,
più importante del quadro che gli traccia, e devo dire che in qualunque democrazia del mondo, se fossero vere e risultassero vere le cose raccontate da De Gregorio, sarebbe un cataclisma, sarebbe un Watergate, perché lui le racconta così. Io presi in più rispetto a Italia dei Valori in Campania quei famosi 30-35 mila voti che fecero perdere le elezioni in tutta Italia a Silvio Berlusconi, che un attimo dopo mi chiamò e mi disse: ma proprio tu che sei sempre stato con noi, che sei stato un nostro dirigente, ci fai perdere le elezioni? E io dissi: io sono stato e sono ancora innamorato di te, dammi un segnale e io ritorno. Il primo segnale fu la presidenza della Commissione Difesa, e poi, essendomi massacrato per fare più di una campagna elettorale, perché uscivo da 4 campagne elettorali, e volendo continuare a tenere la televisione, il movimento politico, un investimento da miliardi di lire che non avevo, indebitato fino al collo, gli dissi: mi serve una mano economica. E lui mi disse: quando ti serve? E io quantificai in 3 milioni la richiesta di sostegno. 1 milione di euro regolarmente denunciato alla Camera dei Deputati per finanziare il suo movimento Italiani nel Mondo, e 2 milioni in nero. Certo, per strutturare una strategia di sabotaggio pilotata dallo stesso Berlusconi, che ne era il capo, nei confronti del governo Prodi. Se avessi detto 5 milioni me ne avrebbero dati 5. Albertini ha detto: ma che senso ha dare dei soldi in nero a De Gregorio quando noi abbiamo regolarmente finanziato anche gli altri movimenti per somme più cospicue, più devono importanti. Chiederlo a Walter Lavitola, perché quando io sono andato a raccontare la mia verità, e lo devono chiedere a Silvio Berlusconi, al loro capo, perché quando sono andato a raccontare la mia verità, io ho dato dimostrazione ai magistrati di Napoli che quei soldi non mi servivano per andare al casinò di Monte Carlo, ma finivano versati in contanti sui conti della mia società. Ho portato gli estratti conto e la prova dei versamenti. Che cosa vuole di più? O crede che De Gregorio sia un visionario? Non lo sono un visionario, non però ho mai detto ai magistrati nulla che non sapessi con certezza, a cui non avessi partecipato. Però, se non ho capito male, i soldi a lei non gliele ha dati Silvio Berlusconi? No, me li ha dati Walter Lavitola. E dove c'è l'elemento, il reato di corruzione? Il reato corruttivo è quello di avermi suggerito e di aver spinto nei miei confronti perché io attivassi quella strategia di sabotaggio. Io ho reso disponibile la mia carica, la mia funzione, non l'ho venduta, ma l'ho negoziata. Ed è una cosa grave per un senatore, lo so. Allora, Belpietro, lasciamo il capitolo Hong Kong più avanti. Intanto diciamo che il dottor De Pedis smentisce l'affermazione fatta da Gregorio, però dopo approfondiremo questo elemento. Qui la smentisce in maniera più assoluta, dice che lui non ha mai dato una nota né riservata né altro, diciamo, che riferisse delle cose che ci ha raccontato in apertura. E quindi lui nega assolutamente questa circostanza e dice che peraltro le notizie su quella rogatoria erano già di pubblico dominio perché pubblicate dai giornali. Però dopo vorrei approfondire questo aspetto, anche perché ci sono dei giornali che stanno lavorando ad Hong Kong, che fra poco saranno in pagina, e quindi avremo altre notizie. Partiamo dalla fine, cioè partiamo da questo elemento che è gravissimo, della compravendita. Cosa dice Belpietro? Vorrei capire una cosa. Prodi cade non perché qualcuno è stato comprato. Prodi cade perché arrivano una serie di indagini giudiziarie che riguardano alcune persone vicine alla maggioranza. A chi alludo? Alla moglie di Mastella, cioè, che viene arrestata, se non sbaglio era la procura di Santa Maria Capua Vetere, che la mette agli arresti, arresta gran parte poi, o comunque indaga gran parte degli uomini vicini a Mastella, e Mastella esce dalla maggioranza. Non succede nient'altro che sia una compravendita. Prodi non cade per 156 voti contro 161, 56 ovviamente sono i sì e i 161 sono i no. Non vanno a votare Andreotti, non va a votare P
quindi Farina, sono malati, quindi non vanno a votare, il numero si riduce e quindi non ci sono neanche quei due voti, di solito i senatori a vita votano con la maggioranza. A sorpresa non vota anche un uomo che era uscito in grande polemica con Silvio Berlusconi, che si chiama Domenico Fisichella, un signore che se n'era andato da AN, che non aveva condiviso il progetto, insomma così la vicinanza, non voleva più Berlusconi in sostanza come leader del centrodestra, e addirittura si candida con la Margherita. Se voi fate l'elenco di quelli che votarono, certo c'è anche De Gregorio, ma De Gregorio da solo non avrebbe fatto cadere proprio niente. Se anche De Gregorio avesse votato dall'altra parte, sarebbe caduto comunque il governo Prodi. Vengono meno anche alcuni voti della sinistra estrema, perché la sinistra estrema a un certo punto già lo aveva fatto su alcuni temi come quelli degli esteri, aveva votato contro, Rossi, aveva votato contro Turigliatto, quindi c'era un grande fermento, e Prodi si rende conto che non ha più la maggioranza. Non c'entra nulla quello che ci viene a raccontare adesso De Gregorio, non fu lui a far cadere Prodi. No, furono, ma il problema però non è se furono, scusate, se c'è quindi, stata la compravendita o no. Se c'è stata la compravendita, c'è un'indagine in corso. C'è un'indagine in corso, vedremo se è così. C'è appena stata o sarà presentata in questo momento, ma è già uscita sui giornali, una richiesta di archiviazione per una denuncia presentata da Antonio Di Pietro su questa materia. Anche lì si trattava di compravendita in quelle occasioni, e questa è la storia. Se poi De Gregorio vuole raccontarne un'altra, beh, vedremo se ne vuole raccontare un'altra. Certo, di soldi gliene giravano molti in tasca, questo è sicuro. Gli arrivavano, come ci ha raccontato dalla Vitola, così dice lui, e si scoprirà da dove poi questi soldi arrivassero. È curioso che appunto non siano stati messi nero su bianco. Del resto lui, che dice di aver fondato il movimento di Forza Italia, di essere stato un primo, e dopo poco ha fatto il salto della quaglia e se n'è andato in un altro movimento fondandosene uno suo, e addirittura si è fatto candidare con l'Italia dei Valori. Arrivato in Parlamento con l'Italia dei Valori, siccome i valori morali erano molto forti, dopo un secondo è passato invece dall'altra parte, perché gli hanno dato una presidenza di commissione e quindi si è fatto votare dal centrodestra per avere una presidenza di commissione. Valori molto forti. Dottor Belpietro, informato molto poco, perché io nel 1994, braccio destro dell'onorevole Domenico Mennitti, primo coordinatore di Forza Italia, assumo il ruolo di amministratore delegato della rivista Ideazione, e di lì a salire partecipo alle campagne elettorali sostenendo Forza Italia e affiancando Domenico Mennitti in molte regioni italiane. Poi a seguire divento direttore del Dipartimento Mezzogiorno di Forza Italia, uno dei 10 cosiddetti saggi del partito, e ahimè la sua considerazione sui miei valori morali si deve un po' allungare nella storia temporale, perché dal 94 io arrivo al 2000, vengo candidato da Gianni Letta nel listino alla Regione Campania contro Antonio Bassolino. Il listino blindato è quello che si dà alle personalità di partito, e ancora nel 2005 chiedo di andare candidato, ultimo fra gli ultimi, nella lista di Forza Italia alla Regione Campania, dove e lì nacque una rivolta di dirigenti di partito che mi ritenevano troppo forte, e ritenevano che, potendo essere io il primo eletto della lista, non andavo candidato. Silvio Berlusconi li accontentò e io, dopo 94-2005, parliamo di 11 anni, vengo ricacciato con i manifesti già in giro in tutta la provincia di Napoli, De Gregorio alla Regione, in Forza Italia, vengo ricacciato in una candidatura di supporto. Perché? Perché quando non ti fai contare in politica non sei nessuno. Arriva Gianfranco Rotondi, che un mese prima aveva fondato la Democrazia Cristiana, e si presenta fuori dagli schieramenti, né col centrodestra né col centrosinistra, per mostrare i muscoli. Ci mettiamo insieme e raccogliamo 66.000 voti di lista per la DC, e io ne raccolgo 11.000 di preferenza personale. Berlusconi si arrabbiò con i suoi dirigenti: mi avete fatto perdere un candidato che stava con noi. Però la storia
mi lasciò ancora appeso al mio destino. Avevo però un movimento politico un po' forte. Sa, direttore Belpietro, io facevo i comizi nei Palasport con 6-7 mila persone e Fini e Berlusconi, che ci sono stati, e anche molti dirigenti di Forza Italia, conoscono bene quella gente, quella tanta gente per bene che io ho tradito per accontentare Berlusconi, alla quale questa sera ho la possibilità di chiedere scusa, come ho chiesto scusa a Romano Prodi, che senza rancore mi ha detto: mi auguro che anche gli altri protagonisti di queste inquietanti vicende facciano lo stesso. Ebbene, mi trovo candidato con Di Pietro nel 2006 perché questo signore comincia a fare nei miei confronti un corteggiamento incredibile. Viene la prima volta, io gli dico: non firmo il programma dell'Ulivo, e lui dice: va bene, voglio il doppio simbolo in tutta Europa. Lei lo sa, dottor Belpietro, che nel 2006 l'onorevole Di Pietro... Chiedo solo cosa c'entri con la caduta di governo Prodi, di Pietro, il suo curriculum. Firmò, ma non me ne importa niente Di Pietro, firmò, e allora non si permetta di fare accuse e offese a chi non conosce. Non la mia morale me la guardo da me e me la guardo però l'obiezione io farò i processi, caro, e se sarò condannato andrò in galera o ai domiciliari, caro, però al momento... Il suo referente Silvio, caro, Berlusconi referente è un condannato suo, definitivo. Che lei è stato, io sono stato parlamentare ancora incensurato, poi vedremo. Ma possiamo capire sull'obiezione di fondo che ha fatto Belpietro, che cosa dice? Cosa c'entra, cioè, con la caduta di Santoro il curriculum di Prodi? Il curriculum è stato stimolato da riferimento ai valori, e allora De Gregorio ha spiegato che i suoi valori affondano in Forza Italia. Quello di Pietro è stato una parentesi, però per il resto lui è esattamente affondati con Di Pietro. Mi fa a parlare, lei ha fatto però, il curriculum, però un attimo, prima che... No, posso dire una cosa, abbi pazienza, Michele, perché questo signore io lo conosco. Ha detto qualcosa che non è vero su quello che ha detto? Ha dimenticato un passaggio. Qual è? Posso raccontare? Perché noi ci conosciamo. Ci conosciamo perché nel 1997 per la precisione, io andai a Napoli perché il direttore del giornale di allora, io ero un editorialista del giornale, mi chiese di occuparmi di una nuova iniziativa editoriale che doveva nascere a Napoli. Io non ne sapevo nulla e quindi andai e incontrai tre signori. Martuscello, che all'epoca era il plenipotenziario di Forza Italia, Sergio De Gregorio, e poi incontrai Walter Lavitola, che non avevo mai conosciuti, e quindi questi signori si presentarono come editori, come intenzionati a fare un giornale da allegare al giornale. Io ho cercato di capire quale fosse la sostanza imprenditoriale di questi signori. Confesso che la sostanza imprenditoriale era un po' scarsa. C'era tanto millantato credito, c'erano tante persone che raccontavano: oh, faremo, ma poi denari zero. Feci anche dei colloqui con un po' di persone, anche ovviamente con De Gregorio, e De Gregorio a un certo punto mi raccontò: no, perché qui faremo queste cose, è molto come abbiamo visto adesso, no? E quindi si accreditava molto, mi disse. Poi per la distribuzione ci penso io perché ho già i contatti giusti. E poi, insomma, nel casertano dovremo pagare la camorra, perché sennò la camorra butta giù i giornali, perché i giornali, detto, sapete, sono distribuiti dai media, sono distribuiti, bugiardo, scusi, no, siccome, no, io non la frequento, siccome io non la frequento non posso mi essere bugiardo, quindi io, no, uno che ho mi dice una semplice cosa, sul telefono, io ho fatto una semplice cosa, arrestatelo, sono tornato a Milano, ho detto che secondo me quell'iniziativa non era da fare, non l'ho fatta, non mi sono più occupato di quella faccenda, perché francamente che nelle zone del casertano si debba pagare la camorra per distribuire i giornali mi spaventa un po', e mi spaventa che un signore di alti valori morali, di altissimi valori morali, di altissimi valori morali ci dica che poi bisogna pagare la camorra.
Anzi, quando risponde, risponde. Bisogna pagare la camorra. E allora sono tornato e non mi sono mai più occupato di quella faccenda, se non dopo qualche mese, perché quel giornale poi fu fatto, fu allegato per qualche mese con il giornale, quando io divenni direttore del giornale, provvidi a farlo chiudere. Nel senso allora, che scusa, io Marco, scaricai quel giornale perché non lo volevo avere insieme con il giornale. Questo Marco, è il signor De Gregorio che adesso ci viene a raccontare io il fatto. Siamo che una prima conclusione provvisoria della serata, poi andremo avanti, andiamo a Hong Kong, andiamo dappertutto. Però ho bisogno di chiedere a Travaglio, che ci fa un anticipo prima di cominciare il suo racconto dopo. Abbiamo un quadro da parte di Belpietro che è, diciamo, impressionante. Cioè lui va a Napoli, incontra De Gregorio, ne dà questo ritratto, e immagino, diciamo, che Belpietro poi non è che si trattenga queste informazioni solo per lui, le condivide, ma questo signore che ha chiesto i soldi per la camorra, noi lo nominiamo presidente della Commissione Difesa. Questa è una cosa incredibile, cioè... Abbiamo anche questo quadro, ora poi dopo dirà cosa non funziona. Però c'è qualcosa che mi deve consentire. Che dice, che dai, glielo consento, ma dopo. Ma non avendo io nessun motivo né per dare ragione né per dare torto pregiudizialmente a De Gregorio, perché però credo che chi ci ascolta in questo momento si stia domandando: ma che gente frequenta Berlusconi, visto che scopre sempre che sono dei delinquenti quando lo accusano, mentre invece quando stanno dalla sua parte sono tutti santi. Magari se Maurizio gli dava una dritta al cavaliere, diceva almeno da quello, non sapevo neanche almeno che da quello guardatelo, so, visto. Quindi, che ne ha già tanto. Quando ho scoperto che Di Pietro l'aveva candidato, ho detto: oddio, che personaggio. Sì, ma poi anche quando l'hanno candidato gli altri. Allora, però, volevo solo fare una precisazione, cioè un'inchiesta per corruzione di un parlamentare non necessita del fatto che il parlamentare corrotto riesca a far cadere un intero governo, cioè basta corrompere un parlamentare per avere corrotto un parlamentare, se poi se ne corrompono altri, se si proverà che anche altri sono stati corrotti e che il loro numero totale supera quei 5 che correttamente Belpietro ricordava essere stati la differenza nella votazione finale, sapremo che la corruzione è andata a buon fine, nel senso che ha fatto cadere il governo Prodi. Ma il problema è che comunque pagare, anche se fosse soltanto un senatore, per tradire i suoi elettori, potrebbe essere già un reato. Quindi, e questo... prima conclusione provvisoria, anche se Berlusconi avesse corrotto soltanto De Gregorio, avrebbe una corruzione, se ne avesse altre ne avrebbe 2, 3, 4, 5. Allora, scusa un attimo, possiamo parlare. No, ma per finire la frase. Innanzitutto pubblicità, poi dopo Travaglio ricomincerà la nostra storia, poi continueremo, ci sarà tempo per dire tutto quello che vogliamo. Pubblicità. È un'infame calunnia che Silvio Berlusconi sia un frodatore fiscale, infatti lui non nasce evasore, nasce corruttore, poi è ovvio che per le tangenti occorrono i fondi neri, visto che le mazzette non si possono mettere a bilancio e allora non si possono dichiarare al fisco. Chi l'ha detta questa cosa? L'ha detta lui nel 2003. Milano negli anni 70 era un calvario, dovevi far passare la pratica da un ufficio all'altro e qualche volta ci dovevi andare con l'assegno in bocca. E lui da palazzinaro di pratiche ne doveva sveltire parecchie per costruire Milano 2 all'epoca. Ma il 12 novembre del 79 nei cantieri dell'Edil Nord arriva un'ispezione della Guardia di Finanza. 3 sottufficiali trovano un omino con pochi capelli e molta brillantina, che è Silvio Berlusconi, naturalmente, iscritto da un anno alla loggia P2. I finanzieri vogliono chiarimenti su alcune sue fideiussioni personali in favore di 2 società, la Edil Nord e la Sogeat, che è controllata da misteriosi soci svizzeri. Lui fa l'ognorri e dice: queste 2 società mi hanno incaricato della progettazione della direzione dei lavori di Milano 2, cioè si spaccia per il progettista mentre è il padrone. Anziché ridergli in faccia e approfondire le indagini, 3 finanzieri si bevono tutto, chiudono l'ispezione in un mese e la archiviano con una motivazione tutta rose e fiori. Chi sono quei 3 finanzieri?
Il primo è il colonnello Salvatore Gallo, pure lui iscritto alla P2. Il secondo è il capitano Alberto Corrado, che sarà poi arrestato nel 94 e poi condannato per avere depistato le indagini sulle tangenti della Fininvest alla Guardia di Finanza. Ricordatevi il nome Corrado perché lo rincontriamo fra un po'. Il terzo, il capo squadra, è il maggiore Massimo Maria Berruti, che 4 mesi dopo quel blitz lascia immediatamente la Guardia di Finanza e cambia mestiere. Fa l'avvocato, va a lavorare per un avvocato d'affari di Milano, Carnelutti, che a Londra si appoggia su un altro avvocato che si chiama Mills. Dopodiché Berruti entra direttamente come avvocato nel gruppo Fininvest. Anche Berruti verrà arrestato e condannato per i depistaggi sulle indagini insieme a Corrado della corruzione della Guardia di Finanza e quindi verrà subito promosso deputato di Forza Italia. Però non tutti i finanzieri si lasciano sempre corrompere o comprare. In quel caso Berlusconi si rivolge a Craxi, che tanto è sul suo libro paga. Caro Bettino, come ti ho accennato verbalmente, scrive in un biglietto, Radio Fante ha annunciato che la polizia tributaria si interesserà a me. Ti ringrazio per quello che crederai sia giusto fare. Così anche quella volta la Guardia di Finanza si tiene alla larga. Ma ci sono pure i giudici, accidenti a loro. Nel 1984 il Cavaliere viene indagato a Roma. È la sua prima volta, e la prima volta non si scorda mai, per uno scandalo di antenne abusive sul Monte Cavo. Gli inquisiti sono un centinaio, ma lui è assistito da un avvocato speciale, Cesare Previti, e la sua posizione viene subito archiviata dal giudice. Chi è il giudice? Renato Squillante. Poi si scoprirà che Squillante era sul libro paga di Previti, che gli versava soldi di Berlusconi. Una toga buona, un rarissimo caso di toga buona. Purtroppo però ci sono anche le toghe rosse, quelle che non si fanno comprare. I pretori, per esempio, di Torino, Genova e L'Aquila, che sempre nell'84 sequestrano gli impianti della Fininvest perché Italia 1, Rete 4 e Canale 5 trasmettono in contemporanea in tutta Italia e non si può. E allora che cosa si fa? Si cambia la legge. Ci pensa Craxi, al solito, assistito da Giuliano Amato. Fa i due famosi decreti Berlusconi e neutralizza le ordinanze dei pretori cattivi. Ormai tra politici, finanzieri, giudici, avvocati c'è troppa gente da pagare e con rischi troppo alti. Meglio fare tutto con fondi neri all'estero. E qui interviene Mills, che dall'89, consulente della Fininvest, comincia a creare, come vedremo fra poco, una miriade di società offshore in tutti i paradisi fiscali, dalle isole del Canale della Manica alle Virgin Island, eccetera, eccetera, tutte incentrate intorno alla Oliberian. È il comparto B, il comparto segreto e occulto della Fininvest, in parte sconosciuto ai bilanci. I soldi da dove arrivano? Arrivano dalla Silvio Berlusconi Finanziaria, una società lussemburghese, ma anche dai conti personali di Berlusconi, in contante tramite spalloni che attraversano la frontiera tra l'Italia e la Svizzera. In appena 6 anni arrivano sui conti Oliberia 1.000 miliardi di lire. Poi viene inventato il sistema, e anche questo lo raccontiamo fra un po', di gonfiare i costi dei diritti TV per trasmettere i film americani tramite le stesse società offshore che se li passano dall'una all'altra aumentando di continuo il prezzo, e così la Fininvest paga meno tasse e il differenziale in nero si ferma sui conti di quelle società a disposizione del Cavaliere. Che fine fanno? Che ne fa Berlusconi di tutti quei soldi all'estero? Alcune sentenze definitive sul caso Mills e sul caso Mediaset fanno un po' la lista della spesa di come lui spendeva quei soldi negli anni Ottanta. Per esempio, Berlusconi gira 23 miliardi sotto banco a Craxi, guarda caso alla vigilia della legge Mammì sulle TV, paga 2 prestanomi, Renato Della Valle e Leo Kirch, tedesco, perché rilevino le sue quote di Telepiù. Perché ha bisogno di prestanomi? Perché la legge Mammì vieta a chi possiede televisioni in chiaro di avere anche più del 10% della Pay TV, e allora lui le sue quote le parcheggia con soldi suoi ai prestanomi, che deve pagare ovviamente. E poi che cosa fa? Si compra per 450 miliardi tutto il capitale di Telecinco in Spagna, in barba alla legge antitrust. In Spagna disgraziatamente ne hanno una, che gli vieterebbe di possedere più del 25%. Poi gira 16 miliardi sempre in lire a Previ, un po' per pagarlo in nero e un po' perché Previti si compri dei giudici a Roma, come Squillante e come Vittorio Metta, che è colui che scriverà materialmente la sentenza comprata che toglie la Mondadori a De Benedetti e la passa alla Fininvest.
e infine con quei soldi scala di nascosto la Rinascente, la Standa e la stessa Mondadori in barba alle normative Consob, cioè all'insaputa del mercato e dei controllori. Adesso voi provate a immaginare come sarebbe andata la storia di Berlusconi e la storia d'Italia senza quella montagna di fondi neri. Niente Mondadori, niente Telesinco, niente Stand, niente TV, niente Telepiù, niente favori dai politici, niente giudici comprati, magari qualche condanna molto prima dell'ingresso in politica. Sfido io che all'epoca i giudici gli piacevano, li pagava lui. Erano le famose toghe sporche, che sono sempre meglio delle toghe rosse. Bene, allora, siccome nel discorso sul colpo di Stato sostanzialmente il peso più rilevante l'ha la sentenza sui diritti, allora è la sentenza sui diritti, con il famoso video di Berlusconi agli italiani, è stata descritta come una sorta di teorema fondato soltanto sul fatto che lui avrebbe ideato, insomma, questo reato, poi senza nessun'altra prova. Allora io ho voluto, semplicemente in maniera descrittiva e sintetica, cercare di far capire agli italiani di che cosa si tratta esattamente. E allora vi voglio portare con me ad ascoltare una storia. Sto per fare un qualche cosa, forse, diciamo, per la prima volta nella mia vita faccio, di ricostruire un qualche cosa in diretta qui nello studio, e cominciamo dal fatto di entrare, tutto quello che vedrete, sia pure fatto con attori, è documentale, andiamo insieme nella sede della Fininvest a Milano. Nella sede della Fininvest a Milano sono a colloquio Carlo Bernasconi, che è il direttore generale che sovrintende a tutta l'area dei diritti, e Guido Pugnetti, che è un addetto agli acquisti. Vediamo questa conversazione. Dottor Bernasconi, io venerdì sono a Los Angeles dalla Fox. Chiedono di essere pagati. Di pagamenti non se ne parla. Spiegagli la situazione. No, la Fox vuole i soldi e le spiegazioni non bastano più. Ti ho detto di dargli tutta la spiegazione. Ma in che senso? Ma fagli una spiegazione di che cosa succede. Io? Ma non sono neanche un dirigente. Ma appunto, così il vostro colloquio sarà molto confidenziale. Ma mi raccomando, massima discrezione. Signor Pugnetti, ma voi perché eravate così preoccupati? I produttori dei film che vendevano i diritti a Mediaset non riuscivano a ottenere pagamenti puntuali. E la situazione continuava a peggiorare. Noi avevamo bisogno di film e loro non ce li volevano dare più. Come non vi volevano dare più i film? Perché non vi volevano dare più i film? Si era passato il limite. Qualsiasi distributore, ancora prima di parlare di un altro film, ormai voleva il saldo o delle garanzie sui crediti pregressi. E adesso vi voglio far ascoltare alcune delle testimonianze chiave. Per esempio quella di Franco Tatò, che era stato amministratore delegato della Fininvest. Ha avuto il massimo ruolo di responsabilità all'interno della Fininvest, Franco Tatò. Allora, lei aveva un potere enorme. Cosa sapeva dei diritti acquistati all'estero? L'area dei diritti era assolutamente chiusa, impenetrabile. Ma chi ne aveva il controllo? Chi la gestiva? Beh, a livello più alto il responsabile era il dottor Bernasconi. Scusi, Tatò, ma Carlo Bernasconi riferiva al consiglio d'amministrazione? No, Bernasconi riferiva solo a Silvio Berlusconi, senza mai passare per il consiglio di amministrazione. Anche lei, Tronconi, è stato un dirigente della Fininvest. Chi si occupava della pianificazione degli acquisti? Carlo Bernasconi. E Bernasconi aveva dei superiori diretti? No, l'unico a cui rispondeva era Silvio Berlusconi. Signora Cavanna, lei invece era addetta all'ufficio contratti, ha lavorato per il gruppo Mediaset e si occupava appunto di fare i contratti. Come erano fatti i contratti dei diritti? Ci arrivavano da Lugano in una scheda in bianco con la sola indicazione del titolo del film. Vuol dire che nei contratti i prezzi d'acquisto non erano indicati? No, al momento di fare i contratti la mia assistente telefonava a Lugano e si faceva dettare i prezzi e io li scrivevo a matita sui tabulati. E che ruolo aveva Carlo Bernasconi? Bernasconi era il factotum di Berlusconi, lui mi dava la dritta. Allora questo mese, questo trimestre dobbiamo arrivare a 5 milioni di dollari, 20 milioni di dollari, eccetera.
però i costi dei diritti erano di meno, molto di meno. E quando Bernasconi tornava dalle riunioni con Berlusconi, mi diceva di picchiare giù duro con i prezzi. In questa scheda che ho qui si evince che la Principal nel 94 ha acquistato un pacchetto per 64 milioni di dollari e lo ha rivenduto a Mediaset per 170 milioni di dollari. Con che criterio venivano stabiliti i prezzi? Dipendeva tutto da Bernasconi. E adesso vediamolo da vicino, il vero Pugnetti, vediamo che cosa ci racconta. Dottor Pugnetti, salve, buongiorno. Rubo soltanto un attimo perché volevo un commento sulla sentenza Berlusconi. Che commento le posso dare? È stato condannato, basta. Ho testimoniato cose che erano nella mia conoscenza, tutto qua. Sapeva che i soldi restavano in Svizzera. Questo onestamente 20 anni fa non so dire se ho detto questo e non so dire se restassero in Svizzera veramente. Lei si è ritrovato schiacciato dalle richieste dei fornitori che non venivano più pagati da Mediaset e ha chiesto a Bernasconi se poteva tirar fuori il sacco. Dovevo dare delle spiegazioni sul perché non c'erano delle situazioni, perché non venivano pagati i fornitori, che volevano essere rassicurati sul fatto che appunto avendo dei contratti con delle società offshore che poi fossero in qualche modo protetti, quindi io ho dovuto in qualche modo essere coinvolto in questo. Lei dal 99 poi ha lasciato Mediaset, sì, ed è venuto in Rai. Ma con Agrama ha più avuto contatti? No. Mai più? So che ha fatto qualche contratto con in Rai prima che io arrivassi, da quando sono qui io non ha venduto un fotogramma. Perché sa che c'è un procedimento in corso al Tribunale di Roma proprio sui diritti di Rai Cinema a partire da un periodo dove lei era già a Rai, sì, Cinema e si, sì, ipotizza un sistema Agrama anche non dentro la Rai. Non esiste un sistema Agrama all'interno di Rai. Non esiste Agrama come fornitore in Rai e non esiste nessun sistema Agrama come sul tipo di quello che io ho testimoniato lì. Però diciamo risulta che a un certo punto nel 99 Agrama avrebbe versato dei soldi a Lorenzano su un conto di Macchitella che era prima il suo superiore qui in Rai. Risulta. Chiedetelo a Lorenzano e Macchitella. Ripeto, in Rai non esiste un sistema del genere. Non esiste proprio. Qui in Svizzera, dove si sa le banche proteggono la privacy dei loro clienti, che nel tortuoso giro della compravendita dei diritti venivano fatti lievitare i prezzi. Ed è qui che lavorava Gabriella Galetto, condannata con Berlusconi, Lorenzano e Agrama per evasione fiscale. Ai quattro condannati, sì, della vicenda noi, Mediaset, sì, un anno e due mesi. Ormai è fatta, cosa posso fare? Io niente, sono... Perché il giudice le attribuisce una colpa, uno snodo essenziale in quell'ufficio, era lì che avveniva la levitazione illecita dei prezzi. A portarmi in giro. Ma perché lei non ci aveva capito nulla di quello che stava succedendo? Guardi... Ormai è andata così, è andata, cosa vuol fare? Ormai ci sono, poi nella situazione della vita le cose vanno e vengono. Che vuol dire è andata così? Non fare, ormai non ci... Ma nel senso che mentre era lì non aveva altro da fare che stare agli ordini di Bernasconi? E tirare su ma i prezzi? Neanche più Bernasconi quando c'ero io. Cioè, guardi, tutta la vicenda è assurda. Nessuno, secondo me, si è letto veramente tutti i documenti. L'unica forse sono io. E mi dice una cosa che non è ancora stata detta per spiegare questa... Mi aiuti? Mi aiuti a raccontarla? Non serve più niente. Ormai cosa serve? È già stata fatta. È il posto di Bernasconi che era arrivato quando c'era lei? Bernasconi non c'era più perché... comunque, guardi, adesso veramente sono egoistatissimo. Lei con chi aveva rapporti? Con la Galetto? La Camaggi prima? Sì, prima la Camaggi, la Galetto, assolutamente, certo. Telefonicamente, perché lei appunto compilava prima quelle telefonicamente, schede? Sì, essenzialmente telefonicamente. Poi ogni tanto, ovviamente, stando a Milano, da Milano a Lugano si andava anche ogni tanto negli uffici, certo. E Bernasconi stava un po' sopra sia lei che l'ufficio di Lugano, okay, no? Diciamo era il referente. Queste schede dove c'era la specifica dei film, i costi, la trasmissione, eccetera, erano fatte
da lei a Milano, no? E poi passavano, sì, non ricordo esattamente, a Lugano, questo, dove veniva messa la cifra. Una cosa non si è capito, ma tutti quei soldi che fine hanno fatto? Guardi, è quello che lo chieda, dice, che fine hanno fatto tutti questi soldi che secondo loro andavi in giro con le borse piene di soldi? Ho detto, ma l'avessi visti, guardi. Beh, ma qualcosa mi sarebbe rimasto pure attaccato. Pugnetti dice che sono rimasti in Svizzera. Mi dica dove le vado a cercare volentieri, ma... Io voglio capire se lei si sente una vittima o se era consapevole di quello che stava facendo in un gioco che sembra, insomma, sistematico, studiato apposta, come lo spiega Pugnetti alla Fox, per evadere le tasse. Era chiaro questo dentro, che si facesse quel gioco, no, diciamo, dei tre gusci vuoti per ottenere questo? No. Pensa che anche, insomma, Berlusconi in qualche modo sia rimasto vittima di questa vicenda? Bella domanda, eh? Allora, per capire qualcosa di più, torniamo a Los Angeles, e dove ritroviamo il nostro Pugnetti ricostruito, il quale sta parlando con Douglas Schwalbe, che è praticamente un rappresentante della Fox. Guido, il problema è serio. Il vostro ritardo nei pagamenti sta diventando incredibile. Sì, Douglas, hai ragione. Però la situazione è un po' complicata. Dovete stare tranquilli. Ma come tranquillo, Guido? Questa storia va avanti da troppo tempo. 90 giorni. Siete fuori di $1 milioni da 3 mesi. Sì, sì, hai ragione. Però posso assicurarti che... Guido, a Los Angeles non si lavora così. Dobbiamo pensare che il gruppo di Silvio Berlusconi non è più adatto di stare nel mercato? Bene. Ok, Douglas, ok. Adesso ti spiego come stanno veramente le cose. Però ti prego, quello che ti dirò deve rimanere assolutamente tra di noi. Ho la tua parola? Ti ascolto. Devi sapere che tutto l'impero di Silvio Berlusconi funziona come un elaborato shell game. Il gioco dei gusci vuoti. Cosa? Prova a immaginare 3 conchiglie vuote. Sotto una di queste c'è un nocciolo di ciliegia. Ma a che serve? A evadere le tasse. Per esempio, ti faccio un esempio, è presente la Principal? Ecco, la Principal, che ha sede a Lugano, compra i diritti da Fox o da Paramount e poi li rivende a noi. Ma scusa Guido, ma perché non li comprate direttamente? Per gonfiare i costi. Per esempio, hai presente Mrs. Doubtfire, no? Viene comprati i diritti a $2 milioni e poi Canale 5 li paga $3 milioni. Un milione in più? Che rimane in Svizzera, perché non devono risultare utili. Per pagare meno tasse. Esatto. Beh, fermiamoci un attimo qui, mi pare che già ne sappiamo un po'. Tutte queste cose mi sembrano che non costruiscono soltanto un teorema, ma comunque un ragionamento che i giudici hanno fatto. Ovviamente questo non vuol dire che uno non possa continuare a dire che questa sentenza sia ingiusta, può continuare a farlo, però non può dire che non sia fondata su alcuni elementi abbastanza precisi. Giulia, cosa stai seguendo tu? Sì, Michele, visto che hai detto che poi andiamo ad Hong Kong, io invece adesso volevo accendere le luci sulla Germania, perché la Merkel si è trovata un po' in una situazione come oggi si potrebbe vedere Alfano con Berlusconi. Più di 10 anni fa la Merkel era la segretaria della CDU e fra le mani le è scoppiata proprio il caso dei fondi neri di Kohl, che aveva gestito dei fondi neri. La Merkel cosa fa? La Merkel coraggiosamente, pubblicamente, scrive una lettera aperta su un giornale e dice che Kohl, che era il padre della Germania riunificata, era cancelliere per 16 anni, 25 anni, leader della CDU, super votato da milioni di tedeschi, sul consenso, diciamo, potrebbe quasi battere Berlusconi, coraggiosamente lei dice Kohl deve fare un passo indietro perché lo scandalo di Kohl potrebbe inficiare la credibilità del nostro partito e quindi si rivolge pubblicamente per chiedere a Kohl di fare un passo indietro. E questo, Michele, Kohl non era stato assolutamente condannato, niente, cioè lui ha dovuto pagare una multa molto salata. Allora io mi chiedo perché Alfano in questo caso non fa come la Merkel, perché lui non chiede a Berlusconi. Vabbè, fa un po' lancio ridere questa cosa. Alfano, va bene. Ma vediamo cosa dicono. Lo chiediamo anche in rete. Vediamo adesso cosa dicono. Allora, qui.
De Gregorio voleva dire una cosa a Belpietro prima, l'ho interrotto. Sì, Belpietro dice: ti conosco mascherina, nel 96 ti ho incontrato e mi hai chiesto di pagare la camorra per distribuire il giornale del sud nel Casertano. Belpietro, impari pure a mentire, il giornale lo distribuivate voi e che pagavate la camorra voi? Io non distribuivo niente, lei lo distribuivate voi. Sa perfettamente e le note del bugiardo, perché mi deve querelare, io le porto lei i tabulati del giornale. Io che cosa disse, lei è incaricato e cosa di demolire lei lo i sa testimoni no, contro io non Berlusconi. Sono incaricato di lo demolire fa anche niente. Bene, ma no, io lei nei sa qual è il suo di problema? Quell'uomo ho che detto di balle ne racconta troppe so. E quindi è difficile quando lei dice poi che il governo che Prodi che non è caduto per quanti. L'operazione Libertà, ma lo sanno non tutto, sa no, che cosa è accaduto a Palazzo Grazioso. C'era Berlusconi lì come con la battaglia navale e c'era una task force, aveva un alleato che straordinario, noi lo dico lavoravamo io, De Magistris aveva come alleato. Si chiamava Operazione Libertà e l'aveva varata Silvio Berlusconi. Sì, sì. Abbiamo Pietro, preso lei si informi, come Operazione Libertà. Gliela dico alla Totò, si informi. Come Operazione era Libertà un po' preso lei. Segreta, diciamo, su Operazione Libertà. Però non ci sovrapponiamo, se no nel prossimo video messaggio Berlusconi è costretto capisco. A dire che nei talk ci sono troppe sovrapposizioni. Quindi, capisco. Per favore, ognuno parli quando è il momento che De Gregorio suo. Sia colpito dalla sua però, storia Sandro, però purtroppo le cose sono più importanti sono e altre però voglio spiegare un attimo una cosa scusate Pietro, forse lei non lo sa forse lei non lo sa ma lei che è un tutore della legalità io me ne sono andato perché con lei non volevo avere niente a che guardi, fare ero un impiegato, ero il direttore editoriale con uno il vostro editore e per non lasciarlo disoccupato è subentrato Berlusconi con l'operazione Libertà non sapeva cosa fatto qualcun altro ha provato a fare il giornalista prima, invece no ma prima è arrivato Di Pietro però io l'avrei pagato un piccolo prima è arrivato Di Pietro a portarlo in Parlamento ha allora portato spieghiamo Di Pietro una in cosa Parlamento, a tutti signore. Perché sennò ci perdiamo una cosa fondamentale certo. Questa storia di Hong Kong perché è così importante intanto chiariamo una cosa ad Hong Kong i soldi erano di Frank Agrano no? Non erano i Berlusconi, no? Assolutamente no. Ma allora perché questi magistrati partono a Milano per andare a chiedere a Hong Kong di dargli ste carte? Perché? Qual è il motivo, Sandro? Perché loro, quando vanno in Svizzera, fanno le rogatorie e trovano i tanti soldi, beccano all'UBS di Lugano, di Manno anzi, beccano i soldi di 5 società riconducibili ad Agrama. Le cui amministratrici di queste 5 società stavano, avevano la residenza ed erano cittadine di Hong Kong. La cosa è che oggi come oggi, ancora oggi a Lugano, sono sequestrati di questi conti di Agrama, che poi stavano, diciamo le società stavano a Hong Kong, sono stati sequestrati, sono giacenti 130.200.000 dollari. Allora, loro arrivano lì, trovano che queste società sono di Hong Kong, andiamo a vedere a Hong Kong. Vanno ad Hong Kong, la rogatoria è del 2006, la richiesta di rogatoria, e quindi vanno e trovano queste due amministratrici, diciamo, di queste società. Sono 5 società, le più importanti sono 2, sono la Harmony di Hong Kong e poi ce n'è un'altra, che è la Wiltshire Trading sempre di Hong Kong. Allora vanno lì. De Gregorio come c'entra? E perché c'entra De Gregorio? Perché De Gregorio contemporaneamente ha i suoi incontri politici in quell'area del mondo, va ad Hong Kong e a un certo punto nel settembre del 2007 il racconto di De Gregorio è che incontra il console generale italiano De Pedis. Tu hai letto prima la smentita di De Pedis. Dice io mai e poi mai. No, diciamolo di nuovo, De Pedis dice che non gli ha dato proprio mai niente. Mai e poi mai ho dato nulla, però le uniche pezze, diciamo, pezze d'appoggio al racconto che De Gregorio fa ai magistrati, attenzione, lo fa a Napoli quando lui è indagato sulla compravendita e poi Napoli le carte, poi lui il 10 settembre qualche giorno fa va a Milano perché va a raccontare sì, però, non diamo troppi nei dettagli. Elementi giudiziari che, no, e allora lui le uniche cose le carte d'appoggio diciamo rispetto al discorso che fa con Berlusconi porta queste due note questi due fogli dattiloscritti
sono anonimi. Avrebbe dato De Pedis, ma De Pedis dice che non gliel'ha dato. Le porta ai magistrati. E che c'è scritto in questa carta? Allora, c'è scritto: Agrama ha operato nei suoi rapporti con Berlusconi attraverso le società Harmony Gold e Wiltshire Trading di Hong Kong. Queste società sono tutte amministrate da Paddy Chan e Catherine Su, cittadine di Hong Kong. Le società menzionate non svolgono alcuna attività concreta e non hanno una struttura commerciale. Quindi fanno, diciamo, la nota. Senti, siccome De Pedis dice che queste cose non gliele ha date, non gliele ha dette, quindi, però che stavano sui giornali, queste cose ci stavano sui giornali? Non ci stavano sui giornali. Nella nota diplomatica, quella che lui chiama nota diplomatica, tra l'altro c'è pure il passaggio, in marzo sono usciti alcuni articoli di stampa, quindi De Pedis quindi, nella smentita. Quindi, Gregorio, sui giornali ci però poteva non stare. C'è sui giornali una data che è importante nei giornali di Hong Kong dell'epoca. La richiesta di rogatorio è pervenuta al Consolato Generale di Hong Kong il 4 ottobre 2006. Allora, sui giornali di Hong Kong, se no Ruotolo ci fa passare tutta la trasmissione qui. Sui giornali di Hong Kong sostanzialmente viene fuori che c'è una richiesta di rogatorio, ma non si capisce bene perché cosa e come. In questa nota che lei ha prodotto, che le avrebbe dato De Pedis, ma De Pedis dice che non gliel'ha dato, c'è scritto che ci sono queste società fittizie sostanzialmente intestate a personaggi di comodo, che sono queste due signore, diciamo, in rapporti con Frank Agrama. I magistrati vanno da Lugano ad Hong Kong perché naturalmente sono insospettiti anche dal fatto che Agrama, che è americano, fa i soldi con la Paramount, per quale motivo deve avere i soldi poi a Lugano, che sta a due passi da Milano. E allora vanno per questo motivo lì ad Hong Kong a cercare le cose. Questa è la ragione di fondo. Queste cose i giornali non le hanno scritte, delle due sorelle che erano le prestanomi di Agrama, nomi, e quindi questa nomi. Situazione, non hanno fatto questa cosa. Quindi o lei si è inventato tutto sta cosa, qui se l'è scritta lei e poi l'ha portata lì, oppure... Indovinate. Oppure... Ma vediamo un po', indovinato. Ha tirato a indovinare. Vediamo un po'. Io, il mago Hotel. Vediamo un po'. Io arrivo a Hong Kong la prima volta in aprile 2006. Anche come presidente della difesa ha sempre avuto qualche rapporto con qualche spione. Ah beh, certo. Allora sarei... No, con qualche spione ce l'ha avuto se qualche rapporto. Ma ci mancherebbe. Consulenti dei servizi, eccetera. Certo. Lo si dice anche nella famosa storia di Buscetta. Buscetta si parlò degli spioni. O sono un inquinatore dei servizi di sicurezza, ma chissà perché ostili a Silvio Berlusconi, poi questo me lo deve spiegare lei. Oppure io vado ad Hong Kong come sono andato la prima volta nell'aprile 2007, da Presidente della Commissione Difesa, accolto dal Ministro delle Finanze, dal Ministro degli Affari Costituzionali, con una serie di richieste. Loro volevano tenere più contatti con l'Italia, però mancava un politico italiano da 6 anni, ci capito io. Vengo chiamato da imprenditori italiani che lavorano da 20 anni ad Hong Kong. Gli aveva già presi 3 milioni? I 3 milioni gliele aveva già dati? Era in corso. Era in corso. Quindi non li aveva ancora in tasca? Che cosa significa questo? No, ma ha detto che ha preso 3 milioni, l'ha detto ai magistrati. Perché fa, perché fa il fustigatore dei sacri costumi? Ma io non voglio fare nessun fustigatore. Se io l'ho detto chiaramente, voglio sapere ne stiamo quando parlando. Li ha presi, se è andato. Ma questo l'ho detto ai magistrati e nei verbali di interrogatorio. Hong Kong non c'entra niente. Non lo può dire qua. Hong Kong non c'entra e niente. Non lo può dire. Io capito per caso ad Hong Kong. Beh, allora, caro bene, Belpietro. Si racconti. Capito per caso. Capita per caso anche l'assegno che viene trovato a casa di un camorrista. E la prima volta ci vado nel 2007. Nell'aprile 2007 e incontro il ministro per gli affari costituzionali, alcuni deputati di Hong Kong, il ministro delle finanze, fanno una serie di richieste all'Italia per mio tramite e io prometto di interessarmi. Cioè, e infatti anche quella mi interesso. Di togliere, diciamo, anche Hong Kong quella dalla blacklist. Di cancellare Hong Kong dalla blacklist, perché gli imprenditori italiani dovevano mascherarsi dietro società britanniche, anche quella di costituire un'associazione parlamentare Italia Hong Kong, visto che esisteva la branch di Hong Kong e gli italiani non avevano provveduto a fare un'associazione parlamentare. In genere si fa fra paesi, ci si interscambia esperienze fra parlamentari. Vabbè, lei lavora su Hong Kong. Io lavoro su Hong Kong e comincio a lavorare su Hong Kong senza avere pensieri di fatti giudiziari. A settembre 2007
a settembre 2007 costituita l'Associazione Parlamentare Italia Hong Kong, mi reco lì con tre senatori, tre colleghi molto amici, il senatore Carrara, il senatore Saro, il senatore Marini, e variamo la prima missione dell'Associazione Parlamentare. Il console mi prende da parte e dice: guarda senatore, che c'è una questione della quale credo che voi non sappiate nulla, ed è questa, e mi fa leggere questa nota diplomatica che lui avrebbe inviato al Ministero degli Affari Esteri. Io credo che una nota inviata al Ministero degli Affari Esteri si dovrà pur trovare al Dipartimento. Visto che la finanza è andata alla Farnesina, o l'ha trovata o non l'ha trovata. Io gli chiedo, occhio, l'ha trovata o non l'ha trovata? Ma una fonte ci dice di sì, ma le fonti ufficiali a Milano dicono non confermiamo e non smentiamo. Quindi potrebbero anche averla trovata la conferma di questa nota, dopodiché, poi che l'abbia scritta De Petis. Dopodiché io gli chiedo, me ne dai una copia? Lui ci toglie i marchi, eccetera. La nota parla del consolato, ci sono dati che io non potevo sapere, a meno che non me li inventassi, ma avrei dovuto avere delle fonti che non avevo, giudiziarie, diplomatiche, non le avevo. Mi porto questa nota a Roma, avviso i miei colleghi parlamentari: signori, vado a parlare con Berlusconi perché questa è una rogna che secondo me bisogna affrontare. Però diciamo, la cosa certa è che Hong Kong scompare dalla blacklist. Anni dopo. Un'altra cosa abbastanza certa è che lei fa un intervento, no? Al Senato, dove lo fa? Certo. Nel quale denuncia questo comportamento dei magistrati milanesi. Faccio un intervento, denuncio questo comportamento dei magistrati e racconto anche che due tentativi dei magistrati di Milano in California e in Irlanda per indagare sui conti di Agrama erano andati male, o in qualche modo avevano avuto risposta negativa. E chi lo dice questo? Sempre i suoi amici. Me lo dice Berlusconi. Guarda, che c'entrano i servizi? I servizi non avevano nessun interesse ai fatti privati di Berlusconi. Questo me lo dice Berlusconi delle due rogatorie in California e in Irlanda, e poi mi dice: vedi che cosa puoi fare ad Hong Kong. E io mi metto in moto, mica sono nel ruolo di Presidente della Commissione di Difesa e Presidente della Delegazione NATO, non ero un millantatore qualsiasi, ero pure uno che aveva delle fonti, dei rapporti, delle relazioni. E qui che cosa viene fuori? Che praticamente ad Hong Kong le dicono: guardi, se lei vuole ottenere questo suo risultato, diciamo in qualche maniera, poi ci dirà chi glielo dice, una cosa buona potrebbe essere fare incontrare qui il capo di Hong Kong, che poi è, diciamo, non è un premier nel senso classico perché è collegato comunque alla Cina, farlo incontrare con sua santità il Papa. Sì, in diplomazia e nella politica ci sono cose che non vengono dette in questi termini. Io mi sono dato da fare molto per rappresentare le ragioni di Hong Kong in Italia e tutto questo attivismo è stato molto apprezzato. Mi chiedevano, per esempio, dovendo fare la riforma costituzionale della regione amministrativa speciale di Hong Kong, di mandare qualche nostro deputato a dare lezione lì sulla nostra Costituzione. Io chiamai l'europarlamentare Ventre e gli chiesi di andare a tenere delle lezioni lì ai funzionari del Ministero. Insomma, mi chiesero una serie di cose. Costituì l'Associazione Parlamentare Italia Hong Kong, aderirono immediatamente 100 parlamentari, nonostante Belpietro se la lida, e alla fine mi misi in moto in maniera tale, da rendermi affidabile alle loro richieste. Poi, quando capii che bisognava dare la spinta definitiva perché questa roba fosse vigilata anche dal governo cinese, che in genere non aspetta di meglio che indagare sulle decisioni della loro regione amministrativa speciale, andai dall'ambasciatore cinese a Roma, accompagnato da un mio amico, peraltro anche consulente del SISMI per l'aerospazio, e dissi all'ambasciatore cinese: guarda che i magistrati italiani stanno ad Hong Kong, sono andati ad Hong Kong a fare perquisizioni ed atti illegali, almeno io così pensavo, fossero non coperti da una regolare rogatoria, e fanno questa attività contro il capo dell'opposizione in Italia, che probabilmente diventerà il prossimo capo del governo. Però siccome e l'ambasciatore salta dalla questione del Papa, sulla questione del Papa, cioè lei o fa una gaffa, perché non ho capito bene che cosa succede,
Però lei ne parla sia con l'ambasciatore cinese, giusto? No. La, il Papa no? La richiesta di incontrare il Santo Padre mi viene rivolta da Duncan Pescod, l'alto rappresentante di Hong Kong presso l'Unione Europea, il quale mi dice, guarda, che uno dei pochi politici cattolici della Cina è il premier di Hong Kong. Tutte le mattine va a messa presso la cattedrale di Hong Kong, avrebbe piacere di incontrare molto riservatamente il Santo Padre. E io gli dico, adesso vedo che cosa posso fare. Vado, mi faccio accompagnare da un mio amico, lo stesso che mi aveva accompagnato all'ambasciata cinese, da Monsignor Parolin, sottosegretario di Stato, quindi uno dei vice di Bertone, e gli dico, guardi, che c'è l'opportunità che un politico cinese, considerati i rapporti critici che la Chiesa intrattiene con i dignitari cinesi, vuole essere ricevuto, non perda questa occasione. Si fissa due volte questa udienza? E due volte viene cancellata? No, questa udienza viene fissata sicuramente una volta e la cancella all'ultimo momento, 7 giorni prima, la cancella il premier di Hong Kong. Alla fine di questa sua attività, diciamo, i magistrati che inizialmente erano stati accolti trionfalmente vengono indicati. Questo è per tabulas. Alla fine l'alta corte di Hong Kong cambia clamorosamente la sua decisione e stabilisce non solo che i magistrati hanno fatto attività senza la copertura di una regolare rogatoria, ma che addirittura deve partire un giudice da Hong Kong e per rogatoria li deve ascoltare su questa presunta malefatta. Che sta succedendo a Hong Kong su questa roba qui? Cosa sta succedendo, perché in realtà mentre da noi la notizia è piccola e comincia piano piano a crescere, lì ci sono pagine di giornali, telegiornali, edizioni straordinarie, e il problema per loro è molto chiaro, cioè la faccenda è questa. Donald Tsang, che era appunto, come ricordavamo prima, l'ex capo di governo, avrebbe abusato della sua posizione, se le parole di De Gregorio fossero confermate, e il suo racconto anche, ha abusato della sua posizione per un interesse privato, questa famosa visita del Papa. La visita del Papa, chi è che parla della visita del Papa? Prima si citava il nome di Duncan Pescod. Duncan Pescod, peraltro appunto uno dei documenti che viene portato a sostegno del racconto di De Gregorio, che adesso è stato acquisito dalla magistratura, è proprio una lettera di ringraziamento di Duncan Pescod. Questa lettera di ringraziamento di Duncan Pescod è per un pranzo che l'ex senatore De Gregorio avrebbe offerto nella sua residenza romana. Allora noi che cosa abbiamo fatto, Michele? Ci siamo messi sulle tracce di questo Duncan Pescod, che come puoi vedere questo signore, diciamo, dalla faccia, faccione pallido, occhi chiari, che ancora oggi è un'autorità ad Hong Kong, perché è a capo di una delle agenzie governative più importanti della regione. Lui ha confermato questa cena. E lui, gli abbiamo scritto via mail, e lui ci ha risposto con una nota ufficiale via mail, tempi rapidissimi peraltro, precisando questo: ricordo di essere stato invitato a incontrare un senatore del partito di Berlusconi. Assieme ad altri funzionari siamo stati invitati a pranzo. Durante il pranzo il senatore, quindi su questo diciamo non si trovano proprio d'accordo, è stato il senatore a sollevare la possibilità di una visita al Papa da parte dell'ex capo di governo di Hong Kong, Donald Tsang. Ha offerto di aiutarci, ricollegandosi però a un caso relativo a indagini in corso ad Hong Kong che riguardavano proprio Berlusconi. Dunque, Pescod conferma il pranzo romano. E questa conferma che De Gregorio gli ha chiesto ufficialmente un aiuto, diciamo, per semplificando senza che se ne voglia. Lì altre cose, giornali, cose, se ancora visto qualcosa. Stiamo aspettando, però se vuoi possiamo comunque andare un po' a Hong Kong. Perché... Vabbè, lo vediamo dopo. Vuole fare un commento Belpietro su questo? Sì, prima vorrei fare una domanda a De Gregorio. Di quando è la lettera di Pescod? La lettera di Pescod credo sia del 2008, del maggio 2008, ma... E la visita? La visita è abbastanza precedente ed è stata preceduta ancora precedentemente, nei mesi antecedenti, da una mia visita
alla rappresentanza presso l'Unione Europea di Hong Kong a Bruxelles, dove ho incontrato Peskov e per la prima volta gli ho parlato del problema Berlusconi. Questo attivismo è durato dal settembre 2007, credo al maggio 2008. Non sta a me, ho letto il suo giornale, non sta a me stabilire se la coincidenza delle date c'è o non c'è. Lei ha già parlato, lo stanno verificando i giudici. Lo verificheranno i magistrati. Posso dire perché ho... Se ho mentito, fermo, me lo diranno loro. No, io credo di cominciare a capire se è vero che gli sono stati dati 3 milioni, gli sono stati dati perché... per la straordinaria attività diplomatica, addirittura da costituzionalista, ma soprattutto ho capito che Berlusconi glieli ha dati perché è evidente, è meglio di Ghedini, è meglio di Buonaiuti, perché Ghedini e Buonaiuti stanno lì, scaldano la sedia e non servono a niente evidentemente, perché se la notizia è la notizia della rogatoria di questa richiesta di sequestro, è del 2006, viene presentata nel 2006, ottobre 2006, nessuno ne sa niente, lo scopre De Gregorio andando a Hong Kong nel 2007, settembre 2007, passa un anno, giusto? Nel frattempo di solito, può darsi che mi sbagli, ma forse qualcuno più esperto mi potrà confermare e confortare in questa mia convinzione, le rogatorie, le richieste ad altri stati passano tramite i canali diplomatici, non è che De Pasquale prende, manda la letterina e dice oh, sequestratemi quella roba lì a Hong Kong, per favore. In genere passano per i canali diplomatici, Ministero della Giustizia, Ministero degli Esteri, e arrivano. In Italia non si accorge nessuno di questa cosa, nessuno sa che è stata richiesta. Arriva in... perché le richieste sono due, una va negli Stati Uniti, un'altra va invece a Hong Kong. Siamo a gennaio del 2007, e i giudici degli Stati Uniti prima sembrano autorizzare il sequestro, tanto è vero che De Pasquale va negli Stati Uniti insieme con i suoi consulenti, ma gli avvocati di Agrama fanno un ricorso sostenendo che De Pasquale è intervenuto personalmente nel sequestro, non ha fatto fare agli altri, e quindi ha fatto una cosa che non è proprio nelle regole e che agli Stati Uniti evidentemente non piace molto. Soprattutto sostengono gli avvocati, ma questo lo sostengono loro, che avrebbe preso forse anche altre cose. Arrivato al dunque, il giudice guarda le carte e dice beh, qui c'è qualcosa che non va. E allora vuole sentire sotto giuramento De Pasquale, il quale invece, sotto giuramento nel senso che deve dire la verità, il quale invece si rifiuta. E quindi viene respinto il sequestro a Los Angeles, gennaio 2007, gennaio 2007 a Hong Kong, stessa scena, sequestro, autorizzato il sequestro, De Pasquale va, sequestra insieme con i consulenti, siccome la legislazione di Hong Kong e la legislazione americana è molto simile, essendo anglosassone, che cosa succede? Succede semplicemente che gli avvocati di Agrama bloccano, cercano di bloccare anche quello. E a questo punto il giudice prende tempo, vuole capire, vuole cercare di capire. Quindi non vengono consegnate materialmente perché dice, beh, vediamo che cos'è. Adesso sono sotto sequestro, qui a Hong Kong, e poi vediamo. Di questa faccenda parla, nella primavera, direi aprile del 2007, l'avvocato di Agrama al processo di... al processo contro Mediaset, Mediatrade, ed è presente Ghedini, che evidentemente dorme, perché se non ha sentito niente, è arrivato De Gregorio mesi dopo a raccontarglielo, dorme. La verità è che tutti sanno di questo sequestro, si sa che hanno chiesto il sequestro e si sa che quali sono state le obiezioni. Cosa succede? De Gregorio ci racconta che poi appunto c'è questa viene sua attività diplomatica. Da settembre 2007 lui si dà da fare. E allora c'è la questione del Papa, di mezzo, la visita, Peskov e così via. E cambiano la decisione nei confronti. Il giudice che aveva preso tempo per decidere, il 18 di aprile decide. E decide di fare una controinterrogatoria. Chiama De Pasquale e dice vogliamo mandare lì uno dei nostri a interrogarti. De Pasquale dice il mio ordinamento non me lo permette, quindi io non voglio essere interrogato.
ok? Il magistrato che ha disposto il sequestro non si fa interrogare. A questo punto la storia comincia a diventare complicata, perché quelli non concedono più il sequestro, perché dicono: se un giudice non mi racconta che cosa ha fatto lì, un magistrato non mi racconta cosa ha fatto lì, io non do più il sequestro. E questa è una decisione dell'aprile del 2008, siamo arrivati nel frattempo. Quindi per la il comportamento lettera, di Rivascare... La lettera di De Gregorio, quella che lui dice di aver ricevuto come ringraziamento, in realtà è del maggio del 2008. Ma non è lui che ringrazia Peskov di avergli bloccato la rogatoria di De Pasquale. È Peskov che ringrazia lui. Ma quando mai si è visto uno che ti fa una cosa del genere, per giunta illegale, che poi per aver avuto una visita che nega di aver sollecitato, poi ti dice: ti ringrazio. Però, momento, ma non ci mandate in galera. È la logica che non sta. Naturalmente Peskov uno dice... ringrazia, ma uno manda una lettera. Non c'è una lettera di ringraziamento di De Gregorio a Peskov e dice: oh, grazie per avermi fatto saltare noi... la rogatoria. No, un c'è momento, perché devo dare la pubblicità, poi dopo tocca a Travaglio. È la logica che non c'è. Scusate, però tanto per non andare in galera io al posto vostro, allora dobbiamo chiarire un attimo le cose. Sia Peskov che altri non dicono affatto che loro hanno agito per corrompere. Ma certamente. Cioè, qui ci troviamo di fronte a De Gregorio che dice che ha attivato una sua azione diplomatica ad Hong Kong di vasta misura, fatto è che è stato ribaltato un giudizio. Posso della magistratura. Passaggio? No, un attimo solo, perché devo dire questo. Prego. Altro punto importante è che 7 anni dopo le carte che sono state negate a De Pasquale arrivano a Milano. Questo è un altro punto chiaro. Un mese fa sono arrivate. Come scusate, no? Come no? No, un secondo, ti spiego. Però non dico no, se mi consenti. Perché quando dico una cosa è sì. No, perché cioè, la decisione sono arrivati a Milano. Aspetta un attimo, che ti spiego cosa è successo. Ma non devi dire non sono arrivati a Milano. Però me lo spieghi dopo la pubblicità. Va bene, lo spiegherò dopo. Ha dichiarato che l'area diritti era un'area praticamente impenetrabile, gestita da Milano da Bernasconi e all'estero da Lorenzano. Ma perché tanta riservatezza? L'area del comparto B era un'area conosciuta da pochissimi manager in Italia. Quando parla di comparto B, che cosa intende? La catena delle società che rimbalzavano i diritti facendogli evitare i costi. Come venivano prese le decisioni all'interno di Fininvest? Fino al 97-98 esistevano queste riunioni cicliche ad Arcore. Dopo quell'epoca ci furono strutture interne che facevano la stessa funzione, ma in cui non c'era più la presenza di Silvio Berlusconi. Quindi comunque le riunioni sono proseguite anche dopo la discesa in campo di Silvio Berlusconi? Per qualche anno sì. Si ritiene che Bernasconi avesse un filo diretto con Berlusconi? Questo si diceva sempre internamente. Ma come mai una società importante come Mediaset, un colosso, non trattava direttamente con le major, tanto più che aveva un uomo all'estero, Lorenzano, che proprio vive a Los Angeles? Perché c'era bisogno di una grama o di un cuomo e di queste figure di intermediari? La lievitazione dei costi avveniva dopo che il fornitore aveva venduto alla prima delle società, che era Principal. Principal rimbalzava su altre società creando un aumento di costi, spacchettando e spezzettando questi diritti in modo da creare alla lunga un ricarico che faceva sì che i diritti arrivassero alle società italiane con un costo notevolmente maggiorato. Questo avveniva dopo che il fornitore aveva venduto. Anche non considerando Agrama socio occulto, non si può negare che siano state create questi rimbalzi e queste maggiorazioni. Anzi, sono state create anche su quelle società che non sono state oggetto del processo. Ma come mai Agrama fa riferimento al rapporto e ai favori fatti
non solo al gruppo Berlusconi, ma alla famiglia Berlusconi, che vuole intendere? Perché probabilmente aveva fatto dei favori alla famiglia Berlusconi personali, lui aveva in mano elementi o carte che potevano rendere imbarazzante una sua eliminazione. Allora, avvocato Mills, lei come è entrato in rapporto con la Fininvest? Agli inizi degli anni Ottanta, io, con un paio di altri avvocati, siamo stati consulenti legali per la Fininvest nel commercio di diritti di film e per contratti di Publitalia. E poi, dopo, abbiamo formato varie società. Queste società erano tutte offshore? C'erano anche società inglesi e c'era sicuramente società offshore. E chi le controllava queste società? Normalmente la proprietà di una società è una cosa abbastanza semplice da controllare. La proprietà di una società offshore? Ci sono anche dei casi in cui l'esatto proprietà è un pochino complessa. E vorrei che lei spiegasse meglio cosa sono le società offshore al portatore. Beh, lì non c'è bisogno di scrivere nel registro il nome del proprietario. Chi ha le azioni ha la proprietà. E quindi queste azioni al portatore dove stavano? All'inizio erano nel nostro studio, che le tenevamo nella pratica. E quante società avete costituito per conto della Fininvest di questo tipo? Non lo so, una quarantina, 50 credo. E come catalogava queste società il suo studio? Era un'invenzione, cioè un sistema adottato da Tania Maynard, che era la mia assistente. Lei aveva fatto questa decisione, queste divisioni fra due gruppi di società, il gruppo A e il gruppo B. E come veniva definito il gruppo B? Gruppo riservato? Very discreet. E qual è la traduzione esatta? Molto discreto. E di chi era la proprietà di questo gruppo molto discreto? Io. Alla fine, io. Ah, quindi le azioni le ha lei, le aveva lei? No. Come no? Allora come fa a dire che queste società sono sue se lei non ha le azioni? Nel senso che le società o sono proprietà di Fininvest o di qualcun altro. E di chi sono allora queste società? Non spetta a me dire chi è il proprietario. Il fatto è che le azioni sono dove sono. E dove sono? Sono stati dati a Vannoni. I Vannoni? Non lo so dove li ha messi. Giorgio Vannoni era il direttore finanziario della Fininvest, no? Quindi lei sta dicendo che il vero proprietario di queste azioni era il direttore finanziario della Fininvest, cioè Vannoni. Nessuno mi ha detto, io sono il proprietario, nessuno. Però se mi chiedi chi mi ha chiesto di fare le società, la risposta è i dirigenti del gruppo Fininvest. E se mi chiedi per conto di chi hanno agito le società, per forza devo rispondere per conto del gruppo Fininvest. E se mi chiedi secondo le istruzioni di chi e che cosa hanno fatto le società, per forza devo rispondere secondo le istruzioni di persone di Fininvest. Allora, Francesca Fagnani, puoi far vedere questo documento del quale sei entrata in possesso? Sì, Michele, questo è un documento inedito che mi è arrivato attraverso una fonte ovviamente riservata. È una lettera datata 1992, inviata dalla Silvio Berlusconi Finanziaria all'MCA, che era una delle major statunitensi più importanti. In questa lettera si dice: la Principal Network è interamente di proprietà del gruppo Fininvest. La Principal Network è una delle prime società del gruppo estero B, quindi del gruppo riservato. Sostanzialmente con questa lettera si garantiva all'MCA che vendeva i diritti che dietro la società che acquistava, cioè la Principal, c'era proprio il gruppo di Silvio Berlusconi. Senta, Mr. Gordon,
Lei era il presidente della Paramount, no? Quindi con chi lei firmava i contratti per la vendita dei film alla Fininvest? All'inizio con Carlo Berlusconi. E poi c'era Frank Agrama, che era un agente di Berlusconi e viveva a Los Angeles. Now, Agrama non era impiegato di Fininvest, ma ha avuto le autorizzazioni a firmare il contratto a posto di Berlusconi. Ma la Paramount quindi negoziava i contratti con Agrama? Personalmente i contratti negoziavo con Lorenzo, con Daniele Lorenzano, che era un compratore di Fininvest. E perché poi i contratti li firmava Agrama? Non lo so, bisognerebbe chiedere al signor Silvio Berlusconi, dato che pagava lui. Agrama diceva che era suo migliore amico e continuava a riferire a lui anche dopo la sua nomina alla presidenza del Consiglio. Senta Pace, ma lei che ruolo svolgeva nel gruppo Mediaset? Dunque, io ero a capo di una struttura che si occupava di acquistare i diritti dei film da trasmettere su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. E i film li compravate direttamente dalla Fox, dalla Paramount, dalla Warner? No, noi ricompravamo da IMS, una società del gruppo Fininvest con sede a Malta, che a sua volta li acquistava da società di intermediazione come la Wilshire Trading di Frank Agrama o la Stardust di Alfredo Cuomo. E i rapporti con la Paramount com'erano? Quando diventai responsabile degli acquisti il prodotto Paramount era scaduto, dovevamo rinegoziare. Per questo incontrai più volte Gary Marenzi, capo della divisione TV della Paramount. Roberto, è molto importante che tra noi ci sia un rapporto diretto Paramount e Fininvest, senza intermediari. Senta, Mr. Marenzi, lei ha dichiarato che Frank Agrama era l'uomo implicato nei contratti. Era necessario passare da lui per arrivare a Mediaset? Alla fine, sì. Ho cercato di parlare con altre persone in Mediaset, ma tutti mi rimandavano a Frank per gli affari. Cioè, scusi, persone di Mediaset le dicevano che comunque lei doveva vendere a Mediaset tramite Agrama? Loro mi dicevano... Frank è il nostro rappresentante e, insomma, devi passare a Frank. E noi, alla fine, negoziavamo sempre con lui. Signora Cavanna, insomma, chi è che aveva l'ultima parola sui diritti di questi film? Fino al 1985 era Berlusconi in persona ad occuparsi dei diritti. Trattava personalmente con gli uomini delle majors e Lorenzano era sempre al suo fianco. Poi Lorenzano, che viveva negli Stati Uniti, aveva continuato a lavorare per la Fininvest come consulente. Quindi tra Bernasconi, Lorenzano e Berlusconi, chi è che teneva i rapporti con Agrama? Io credo tutti e tre. Agrama era spesso lì. Lì dove? Lì a Milano, nell'ufficio di Bernasconi. Ed era sempre con Lorenzano. E poi veniva portata ad Arcore. Berlusconi so per certo che è stato a casa di Agrama. E come fa a saperlo? Perché Agrama era in seria difficoltà, perché lui pagava la Paramount, ma noi non pagavamo lui. Una volta addirittura stavano per pignorargli la casa e si mise a piangere al telefono con Berlusconi. Pagami, pagami, se no mi portano via tutto. E Berlusconi gli rispose, tanto casa tua è brutta. Scusi signora, ma lei questa storia chi è che le ha raccontata? Lui, Frank Agrama. E sentite cosa dice Pace, il vero Pace. A Mediaset c'era questa sensazione della presenza ossessiva di Berlusconi? No, questo no. Ma la catena di comando era chiaro, non si... Sì, sì, era chiarissima. Berlusconi, decideva tutto lui anche no, quando era... guarda, Berlusconi non appariva mai. Sì. Questa era la sua grande abilità. Appariva Berlusconi. Hood, un film. Veniva ceduto da Paramount a Wilshire, cioè a Agrama, $40,000, poi... Agrama lo cedeva a IMS, cioè Berlusconi, a $150,000, $110,000 in più. Gonfiavano i prezzi in maniera esagerata. Mi pare proprio di sì, mi pare evidente. Perché Berlusconi, perché Mediaset paga tanto dei film che poteva comprare a così poco? È normale? Fanno tutti così? No. Non è normale? No. Diciamo che... c'è un margine di guadagno troppo elevato. Eccessivo, sì. Troppo elevato.
io decisi, basta, vado a comprare la Fox direttamente. Ovviamente c'è stata una reazione di pelle dicendomi, ma perché noi abbiamo i nostri uomini, le nostre strutture, la nostra struttura a Los Angeles, era qualcosa di visibile, sembrava di entrare, come dirti, nel dopolavoro dei facchini vuol dire. Esisteva un unicum, Deus Ex Machina, tutto quanto, si chiamava Daniele Lorenzano, per mandato dell'azienda stessa, il rappresentante di Mediaset negli Stati Uniti. Però comprava grama. E poi grama. Quando ha scoperto la IMS? Di lì a un anno è stata chiusa. La IMS era una sede di rappresentanza, non c'era niente, una scatola vuota. Quando mi resi conto che era totalmente inutile, serviva a triangolare le carte, ho detto vabbè, ne facciamo a meno. E qualcuno si è incazzato di brutto? Sì. Che hanno detto? Detto, non direi quasi mai detto nulla. E questa è una regola in tutto questo mestiere. Ero io il cretino che dicevo troppo. Mm. E dicevo bene, adesso vado da Paramount per cercare di fare un contratto direttamente con la società. Benissimo, nessuna reazione. Il contratto non si fa. Non va benissimo. Però la mettono in riga, dicono no, tu devi fare 40 milioni di contratto all'anno con una grama. Giusto? E a questo punto un po' deve cedere. Ho giusto. Allora, il dialogo, anzi il trialogo, chiamiamolo così, decisivo, ricostruito sempre attraverso la sentenza, tra il presidente della Fininvest Bonomo e Pace, che abbiamo appena sentito, alla presenza di Franca Grama. Il signora Grama mi ha fatto notare che c'è stata una forte contrazione degli acquisti. Come mai stiamo comprando così poco Paramount? Presidente, il budget è quello che è. Abbiamo dovuto fare dei tagli. E poi, se permette, mister Agramma, i suoi prezzi sono veramente troppo elevati rispetto al listino Paramount. In più, il prodotto che ci vende è di qualità sempre più bassa. E di che cosa stiamo parlando? Io ho un contratto con voi e voi dovete rispettarlo. Mi devono essere garantiti 40 milioni di dollari l'anno. Ecco, guarda, legga qui. Ma di che si tratta? Ne ho centinaia di questi, e questo riguarda in particolare Bernasconi. Mister Agramma, non è il caso di agitarsi. Sappiamo tutti che lei è uno storico amico del gruppo e sono sicuro che il dottor Pace cercherà di accontentarla e di garantirle i suoi 40 milioni. E io non sono sicuro di niente! Voglio una garanzia scritta! Ma cosa c'era scritto in quel documento? Ah, non lo so. Bonomo non me lo fece mai vedere, ma rimase veramente molto turbato. E poi Agramma scrisse una lettera. Ce la legge, mister Agramma? Abbiamo sempre collaborato con il dottor Silvio direttamente e anche con il compianto signor Carlo Bernasconi. La vostra società non spende un centesimo in più acquistando per nostro tramite. Infatti, tutti i corrispettivi per le concessioni vengono trattati e concordati tra i vostri incaricati e gli studios. Allora, Belpietro, dire che insomma sta sentenza è fondata sul niente, perlomeno questo evitiamo di dirlo. Poi dopo ovviamente potrebbe essere una sentenza ingiusta e tutto il dibattito è giustificato, però ci
ci sono testimonianze importanti, pezzi di costruzioni di fatti, c'è Agrama che scrive lui una lettera in cui dice che non prende niente di più se non le sue percentuali, mi sembra. Comunque, prima voleva dire una cosa a De Gregorio, sì, poi dopo parliamo di questo. Subito tanto la questione. Su questo ci torniamo. Subito subito la questione, perché come ho detto poi nel 2010 il giudice che aveva sospeso l'invio di quelle carte decide invece di inoltrare le carte, quelle carte di Hong Kong, al magistrato che le aveva richieste, De Pasquale. Gli avvocati poi in qualche modo si oppongono, per cui la cosa va avanti ancora un po' di tempo. Anni, sì. Ma il dato definitivo è del 2010. Quindi, scusate, nel 2007 Berlusconi non conta niente, c'è Prodi al governo. Addirittura, ve lo ricorderete, perché nell'ottobre del 2007 succede qualche cosa. Berlusconi tenta la spallata e invece riceve una controspallata da parte dei suoi alleati che lo mandano a quel paese, perché Fini e Casini cominciano a dire che forse è tempo di cambiare, fanno delle interviste, quindi è nel periodo di massima debolezza, però a De Gregorio. E quindi che cosa succede? Quando uno è debole sapendo quando tutto, uno è debole. Nel 2010 Berlusconi ha rivinto le elezioni, è tornato a Palazzo Chigi, e allora i cinesi, che vogliono fargli un piacere, concedono le carte ai giudici. Concedono le carte ai giudici. Cioè tutta la vicenda non sta in piedi, per le date e per il resto. È una vicenda con le gambe corte. Detto questo, tornando invece alla questione, ma qui innanzitutto si sono sentiti soltanto i testimoni che dicono una cosa, tutti gli altri che dicono il contrario, compreso quelli della Paramount, sì, ma non c'è il compreso, mi processo perdoni. Il processo è finito, i giudici ci hanno spiegato come stanno le cose, non è che dobbiamo tornare indietro. No, i giudici hanno spiegato diverse cose e adesso lo diciamo, perché i giudici non hanno detto solo questo, hanno detto altro, hanno detto, giudici, sentenza passata in Cassazione, che altri giudici, non questi, altri giudici, ma pochi mesi prima, sempre sullo stesso argomento, sempre sui diritti, hanno detto che Agrama non era il socio occulto di Berlusconi. C'è scritto. Tant'è che i giornali, non magari i giornali vicini al presidente, all'allora presidente del Consiglio, ma giornali come il Corriere della Sera, titolarono esattamente così. Agrama non era il... E sostengono che questa lettera che è stata appena letta, quella di Agrama che vuole i diritti, è esattamente la prova che Berlusconi non era il socio occulto, per un motivo molto semplice. Se Berlusconi fosse stato il socio occulto, secondo voi aveva bisogno di mandare da un funzionario come era l'allora presidente della Fininvest, un commercialista che era stato messo lì in quel momento, di mandare Agrama lì a supplicare di farsi aumentare i diritti? Ma bastava una sua telefonata per farsi aumentare. Che cosa volete che ci, quale problema ci poteva essere se lui fosse stato il socio occulto? E il giudice, infatti, di quelle sentenze dice che quella lettera dimostra esattamente che Berlusconi non c'entra nulla. Vorrei dire due cose perché qui abbiamo fatto tanta confusione, si sono messe tante cose, tanta carne al fuoco, mettendo le società offshore come se fossero dei mostri le società offshore. Tenete presente che fino al 1995-96 erano all'ordine del giorno le società offshore, ma non per Berlusconi, per tutti. Chi lo dice? Francesco Greco, cioè il principale esperto di queste cose, un magistrato coscienzioso che ha lavorato molto su queste materie, dice che quasi tutti i gruppi, per la verità, avevano società offshore. Tanto è vero che, non so, ricordatevi per esempio che quando ci fu la vendita della Omnitel, non so se ve la ricordate, De Benedetti, passata poi a Colaninno, lo fecero con una società che stava in un posto dove si pagava meno tasse, che era Amsterdam, e risparmiano 3.800 miliardi dell'epoca. Ok? Tanto è vero che l'avvocato Agnelli, lo dice una sentenza anche qui, sulla vicenda che contrappose la figlia di Agnelli agli altri eredi, aveva dei fondi neri e aveva delle società offshore, si scoprirono delle società ed è un altro comparto. Tanto è vero che persino
il gruppo CIR, cioè il gruppo De Benedetti, aveva nel 1996 49 società disperse qua e là. E tra queste ce n'era anche una dell'Espresso. No, è stato condannato. Dell'Espresso. Allora, fermo lì. Sì, un fermo secondo. Lì, però fermo lì, tutto l'elenco della fermo. Spesa. No, è un elenco della spesa, però, che spiega una cosa. Cioè, ricordatevi che offshore c'era persino Furio Colombo, che faceva il presidente di una società offshore. Per Pietro, però dobbiamo... Faceva il presidente a Nassau. Sì, però dobbiamo essere onesti. Non è che Berlusconi è stato condannato perché ha le società a fare offshore. Il presidente, è stato sì condannato no. per evasione fiscale. Perché qualcuno ha concetto e diverso. E un altro collegio l'ha assolto. Comunque, tutte le società offshore... Sono... Tutte le società offshore non c'entrano nulla in questa vicenda, perché la IMS era una società certificata e consolidata nel bilancio della Mediaset. Quindi non c'entrava nulla. Quindi la grande confusione che avete fatto qui per non far capire cos'è successo riesce probabilmente a far credere che c'è chissà che cosa. Allora, non è così. Tanto per mettere un po' le cose in ordine, però. Sì. Allora. Cosa dice Peskov esattamente quando fa la sua lettera di ringraziamento? Che del 6 maggio 2008 dice: come promesso, scrive a De Gregorio, ho fatto dei controlli riguardo alla questione di cui abbiamo discusso. Mi sono messo in contatto con Hong Kong e gli ho riferito della vicenda. Dopodiché Peskov chiede a De Gregorio, guardate, questa è la lettera in inglese, se era possibile avere un contatto diretto con il Vaticano per, virgolette, non disturbarla più. Quindi, voglio dire, almeno questa parte qui... Ma il giudice è già intervenuto quando arriva quella lettera. Sì, sì, no. È 18 maggio, la decisione è 18 aprile. Voglio dire, abbiamo detto... E basta, allora di cosa arriva? Questo dice, scrive a interverrò, e gli dice quella cosa di cui abbiamo parlato... Cioè, ammesso e non concesso che avessero parlato di questo. Travaglio. Non voglio aggiungere cose. Allora, intanto non è vero, tanto non è vero che la Cassazione abbia assolto Berlusconi per gli stessi fatti per i quali è stato condannato, perché c'è una legge in Italia che vieta di processare una persona due volte per lo stesso fatto. Hanno fatto tre processi su tre fatti diversi, di periodi diversi. In due hanno detto che non c'erano prove sufficienti per condannare Berlusconi e non lo hanno assolto. Lo hanno prosciolto davanti al GIP. Il proscioglimento non ha il valore che hanno tre sentenze uguali, come quelle in cui è stato condannato Berlusconi per frode fiscale, che è molto più grave ancora dell'evasione. È un valore provvisorio. Se salta fuori una prova, quel proscioglimento può diventare immediatamente un processo nuovo. Quindi un conto è la sentenza definitiva del processo Mediaset, un conto è un proscioglimento davanti al GIP confermato in Cassazione, che se salta fuori una nuova prova il processo si può riaprire, ma soprattutto riguarda altri fatti successivi. Quanto alle offshore, il reato non è avere le offshore, il reato è vedere se quelle offshore sono nel bilancio o non sono nel bilancio, perché se non sono nel bilancio c'è un falso in bilancio. Secondo, era nel bilancio, la IMS. No, delle 64 società offshore create da Mills, la IMS, per 30 cui e passa erano fuori. Condannato e nel bilancio consolidato. Ma Berlusconi è stato condannato per decine di società offshore, mica solo per quelle. No, è stato condannato. Dopodiché vorrei per finire, IMS. Visto che ho non iniziato a parlare. È la solita il secondo problema è che cosa ci fai con quelle società offshore? Se ci evadi il fisco e le usi per corrompere la gente, fai altri reati. Ed è reato in Italia come in Francia e terra. Terza cosa, la Fiat ha evaso il fisco. La Fiat ha avuto dei procedimenti. Altre società hanno evaso le tasse. È pieno, il mondo imprenditoriale italiano è pieno di gente inquisita e condannata per evasione fiscale. La differenza qual è? È che Berlusconi è stato quattro volte presidente del Consiglio e gli altri no, e quindi si pone un problema politico. Con lui vanno a fondo, con gli altri no. L'altro giorno in Inghilterra, lo scrive il Sole 24 Ore, il consulente del governo britannico David Eaton è stato cacciato perché è sorpreso da una telecamera a tenere una conferenza in cui consigliava alla gente come frodare il fisco. L'hanno cacciato a pedate, dicendo ha perso la fiducia del governo e del popolo inglese. Qui abbiamo un colossale frodatore fiscale per 30 anni e stiamo a parlare, a discutere. Ma di colossale, che stiamo parlando? 8 milioni, 8 milioni di sostengono, colossale.
Beh, Gregorio, le devo dire che su Twitter, sulla rete, diciamo, le critiche nei suoi confronti sono diverse, perché si chiedono: ma perché De Gregorio parla adesso, parla soltanto per suoi tornaconti giudiziari? Io allora, visto che lei è partito in questa puntata dicendo che lei ora racconta la verità proprio per una questione di coscienza, le voglio chiedere una cosa su cui non si è mai espresso bene, e cioè sulla questione di Razzi e Scilipoti, che furono quelli che con il governo Berlusconi riuscirono a salvarlo quando lui si divise da Fini e ci fu la crisi e il voto dopo di fiducia nel 2010. Lei in quel caso ha influito? Fu lei ad andare a contattare Razzi e Scilipoti? Ci può dire qualcosa stasera? Allora, intanto voglio chiedere a Belpietro perché il processo e i processi li vuole fare lui stasera a servizio pubblico. A Milano, vuol fare lei? A Milano per la rogatoria di Berlusconi. Già voleva fare giurista no, prima. A Milano per la rogatoria di Berlusconi c'è in corso un'indagine. Appunto. Se De Gregorio ha detto cialtronate, allora, De Gregorio sarà. Ma allora De Gregorio non doveva venire qui, De Gregorio sarà accusato di calunnia. Se a Napoli avrò detto, stava a casa, avrò detto delle fesserie, a Napoli non sarò, vorrà probabilmente parlare a Napoli, sarò accusato di calunnia nei confronti di Berlusconi, ma la storia giudiziaria è diversa da quella che stiamo raccontando stasera e la vedremo. E poi voglio dirle: De Gregorio delinquente, mascalzone, io sono un delinquente incensurato. Io non le ho dato del delinquente, mi ha dato del camorrista un attimo, o del favoreggiatore di camorristi. Io so che di assegni a casa di un camorrista mio io non ce ne sono. Io sarò un favoreggiatore, secondo lei, incensurato. L'hanno trovato sì o no? Incensurato. E allora che lo vuole a me? Qui stiamo parlando l'hanno trovato di condanne, sì o no? E qui stiamo l'assegno parlando di condanne definitive. Io no. E qui stiamo parlando di condanne definitive, quindi ci sono un po' di piani diversi. Quanto a Razzi e Scilipoti, io ho parlato ai magistrati delle cose che so, non di quelle che non ho curato, delle quali non mi sono occupato. Nel 2010 il bomber della campagna acquisti per conto di Berlusconi fu l'attuale senatore Denis Verdini, che era riconosciuto all'interno di questa operazione Libertà come uno capace di avvicinare, promettere, disporre per conto di Berlusconi. Sono stato interrogato su Razzi e Scilipoti, ho detto la verità, non ne so nulla, mentre fu Verdini a dirmi invece che per ciò che riguarda l'onorevole Barbareschi fu lui stesso ad occuparsi della campagna acquisti, perché questo parlamentare era andato via sbattendo la porta dal Popolo di Libertà e aderendo al FLI e aveva pesantemente offeso una sua collega Katia Polidori, che era ritornata a casa dopo aver fatto questa stessa scelta di coscienza, fermo poi a comprare pagine di giornali per scusarsi con Katia Polidori in questi mesi. E mi disse: guarda, me ne sono occupato io, a Barbareschi abbiamo dato una fiction che Mediaset ci ha dato con grande fatica, nonostante l'avesse disposta a Berlusconi, abbiamo avuto un sacco di resistenze interne. Vero, falso, non lo so. So che però per tabulas c'è il passaggio di Barbareschi dal Popolo della Libertà. Barbareschi dice: Berlusconi è un cialtrone, è un vecchio, è un vecchio della politica, eccetera, eccetera. Se ne va da Fini. E poi, quando Berlusconi resta a corto di deputati, perché in quella legislatura transitano da una parte all'altra 120 deputati alla faccia del trasformista De Gregorio, 120, e qualcuno avrà pure ricevuto qualche promessa di prebende, di incarichi, confini, eccetera. La metà se ne sono andati i confini. Recupera Barbareschi portandoselo a casa e, secondo Verdini, portandolo a casa con un tornaconto. Vero, falso, c'è il fatto, costui transita e poi ritorna a casa. Devo dare, ho De detto Gregorio, sciocchezze, lo diranno i magistrati. Devo dare so la pubblicità, mi dice solo una cosa così prima che do la pubblicità, ma flash, no? Come lei, il suo amico La Vitola, vorrebbe che parlasse, no? Ma il mio amico La Vitola,
in questo momento non è poi tanto così amico di colui che lo ha battezzato, che gli ha fatto da padrino di cresima, cioè il sottoscritto. Perché abbiamo fatto due scelte diverse. Io mi auguro che lui non continui a sostenere la strategia del silenzio, perché non porta da nessuna parte. Ma è vero che la Vitola ha un archivio sonoro come ce l'aveva Craxi? Ah, beh, questa è una bella domanda. Non lo so. So che come padrino non gliel'ha mai detto. No, so che è con un tutti maniaco, i spioni amici suoi, ma so che è un maniaco delle carte e che Berlusconi non e anche degli audio, delle registrazioni? Probabilmente sì, ma Berlusconi non dovrebbe sottovalutare il fatto che gli ha dedicato 13 mesi di carcere e qualche mese di domiciliari, e lo fa male a chiamarlo bugiardo ancora sui giornali, perché se la Vitola farà come io mi auguro che faccia la stessa scelta viene di verità, una trasmissione radiofonica, la stessa che non... scelta di verità che io ho fatto e me lo auguro potrà aprire un capitolo interessante sulle questioni che riguardano Berlusconi. Io non ho detto nulla di ciò che non sappia, ma lui probabilmente conosce capitoli assolutamente pubblicità diversi. E dopo Travaglio. Abbiamo lasciato il Cavaliere alla fine degli anni Ottanta. All'inizio degli anni Novanta arriva la legge fatidica sulle televisioni, la legge Mammì, che deve regolamentare il settore, ma niente paura perché la scrivono sotto dettatura Craxi, Andreotti e Forlani, il CAF. Viene fuori una legge Polaroid. Berlusconi, unico in Europa, può tenersi tre televisioni. Negli stessi mesi, dai conti esteri, parte una grandinata di miliardi con destinazione ignota. Un dirigente Fininvest che si chiama Moranzoni si lascerà scappare una frase: i politici costano, c'è in ballo la Mammì. A Roma parte anche un'inchiesta per presunte tangenti Fininvest in cambio della Mammì e del piano frequenze. Vengono indagati Gianni Letta e Adriano Galliani. La procura chiede di arrestarli, l'ufficio GIP nega l'arresto. Chi è il capo dell'ufficio GIP? Il solito Squillante, quello che è a libro paga di Previti. Così l'inchiesta riposa in pace. Pace per sempre, quelli sì che erano giudici. Intanto si rifà sotto la Guardia di Finanza, però il Cavaliere si è premunito. Ha sistemato un altro ex finanziere, Salvatore Sciascia, come capo dei servizi fiscali del gruppo. E che fa Sciascia? Si libera delle verifiche fiscali allungando mazzette ai finanzieri. Nell'89 ammorbidisce un blitz a Videotime, la società delle TV, con una tangente di 100 milioni di lire. Nel 91 130 milioni perché chiudano gli occhi su Mediolanum, su Mondadori, e nel 92 altre un'altra botta di 100 milioni per Mediolanum. Nel 94 50 milioni per allontanare un blitz a Telepiù, perché il garante dell'editoria ha mandato i finanzieri che vuole scoprire chi è il vero proprietario di Telepiù. Se si dovesse scoprire che la Pay TV è ancora nelle mani di Berlusconi in violazione della Mammì tramite i soliti prestanome, sarebbe un disastro, perché la Fininvest perderebbe le concessioni, Canale 5, Rete 4, Italia 1 verrebbero spente, il Cavaliere sarebbe rovinato. Il tutto prima di entrare in politica, ma anche stavolta i finanzieri se ne vanno con i soldi in tasca e gli occhi bendati. Intanto però nel 92 è scoppiata Tangentopoli, adesso i giudici invece di prendere le mazzette le combattono, e i politici che garantivano protezione e leggi ad hoc stanno praticamente sulla via della latitanza. Nel 94 infatti il Cavaliere entra in politica per fare quello che prima gli facevano Craxi e gli altri, ma in proprio, così almeno non deve più pagare nessuno e risparmia, appena in tempo, perché il tempo di diventare premier è nel 94. Un sottufficiale della Guardia di Finanza va da Di Pietro e gli racconta che il suo superiore gli ha girato una parte di una tangente della Fininvest. Scoppia lo scandalo delle fiamme sporche. Il pool Mani Pulite fa arrestare 100 finanzieri e indagare 500 imprenditori milanesi corruttori, che confessano tutti tranne uno, quello che non può confessare perché è diventato presidente del Consiglio. Lui. E cosa fa lui? Fa un decreto Biondi per non far arrestare i suoi, poi il decreto lo deve ritirare a furor di popolo, e allora finisce in galera Sciascia per le tangenti, che dice Silvio non c'entra, ha fatto tutto Paolo, il solito Paolo che finisce dentro al posto del fratello. Ma poi si scopre che l'avvocato Berruti, ve lo ricordate quello dell'ispezione del 79, ha chiamato un ex collega, Corrado, l'altro dell'ispezione del 79, perché dica a tutti gli altri della banda di stare zitti sulle tangenti della Fininvest,
E quando lo fa? Lo fa un minuto dopo aver incontrato Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, e magistrati che proprio scemi non sono dicono: ma allora c'entra anche Silvio, non solo Paolo. E di qui parte il famoso invito a comparire durante la conferenza internazionale di Napoli, e poi il processo che finisce così: primo grado, condannati Silvio e Sciascia, assolto Paolo, nonostante che tenti in tutti i modi di farsi condannare, poveretto. Appello, prescritto Silvio, condannato Sciascia. Cassazione, condannato Sciascia, assolto Silvio per insufficienza probatoria, perché potrebbe anche essere stato Paolo a dare gli ordini, ma Paolo è già stato assolto e non può più essere riprocessato. E allora che cosa succede? Succede che le prove contro Silvio le avrebbe dovute portare Mills, perché sapeva tutto, aveva costruito lui le società per le tangenti, ma purtroppo Mills, chiamato a testimoniare in questo processo, arriva già pagato. L'hanno corrotto con $600,000 per mentire ai giudici, lo scrive proprio lui al suo commercialista, e salvare il cavaliere. Ormai i processi però sono talmente tanti che pagare i testimoni uno a uno non serve, non basta più, bisogna mandarli proprio in fumo per legge. Allora dal 2001, tornato al governo, il cavaliere depenalizza di fatto il falso in bilancio, fa una serie di condoni fiscali, e poi soprattutto quando parte l'inchiesta Mediaset fa la legge ex Cirielli che accorcia la prescrizione. Così due processi di fulmina perché il reato se l'è abolito lui, e 8 cadono in prescrizione, compressa la grandissima parte delle evasioni fiscali di Mediaset, che non erano solo quei 7,3, erano $368 milioni. Sembrerebbe tutto a posto, ma purtroppo di quella montagna di fondi neri ne sopravvive alla prescrizione una piccolissima coda, gli ammortamenti sulle ultime due annualità, 2002-2003, e sono €7,3 milioni, una caccolina, anzi una buccia di banana, che però gli costa la condanna in Cassazione il 1 agosto, cioè appena 3 giorni prima che si prescriva un'altra metà del processo e un anno prima che si vada in evaporazione tutto il resto. Beh, Berlusconi e il PDL dicono che i giudici hanno avuto una fretta sospetta, effettivamente un processo nato nel 2002 che finisce nel 2013, ci deve essere qualcosa di losco sotto, perché 11 anni sono pochi. Però su una cosa... Su una cosa hanno ragione, lo stupore per una condanna arrivata nel 2013. In effetti è stupefacente che il cavaliere sia rimasto a piede libero fino a oggi. Aspettate Gregorio, una cosa che mi ha colpito all'inizio dell'intervista di Sandro, no? Quando lei dice, fa questa dichiarazione d'amore, no? Cioè lei sta davanti a Silvio Berlusconi e dice... appena lasciato Di Pietro, poi insomma lei l'ha lasciato, dice, perché Di Pietro l'ha candidata per prendersi i voti, poi la voleva fregare, cioè questa era la sua, allora lei per un po' per ripicca anche torna dal cavaliere, però diciamo sì, quando poi se lo trova di fronte dice io, lei lo sa che io la amo. Ma mica è difficile innamorarsi, cioè io non riesco a questo, cioè lui è abituato a tutte queste belle donne, si trova entrano, lei di fronte entrano, è l'unico che dice io la amo, è una cosa di solito sono amori a pagamento, di solito sono amori a pagamento, entravano dal cavaliere arrabbiati, imbufaliti, e lui gli metteva la mano sulla spalla e gli diceva comprati il vestito scuro che domani ti faccio sottosegretario. Non li avrebbe mai onorati di tale attenzione, ma nel frattempo quelli uscivano dalla stanza sorridenti. Io ho scritto un libro su tutte queste cose, anche su fatti meno gravosi e pesanti, certo ci ho messo dentro anche allegre, qualche rivelazione sugli affari in Russia e in Kazakistan, qualche roba su come scomparve dal mercato il film Bye Bye Berlusconi, quello premiato all'Orso d'Oro che in Italia non si è mai visto perché qualcuno se l'è comprato e lo ha tolto di mezzo. Chi se l'è comprato? Lo mandarono a comprare da un produttore cinematografico, lo tolsero di mezzo in maniera tale che non... Tanto produttori ne avevano tanti che compravano e vendevano, sì, quindi... Ma poi il produttore voleva che gli si pagasse il conto, quindi voleva lavorare con Mediaset, insomma robe di giro di questo incredibile circo al quale ho partecipato, sbagliando, commettendo reati, commettendo l'errore di innamorarmi verso un uomo nei confronti del quale non nutro mica ansia di vendetta, rivalsa, rabbia, non c'ho nulla di questo.
però oggi ho la soddisfazione di essermi ripulito. Per il suo bene se lo porterebbe in carcere. Me lo sono... Perché se lo sta tirando piano piano. Perché tutto il casino di ieri... Tutto il casino di ieri è quello che loro pensano che da Napoli venga il mandato d'arresto per Berlusconi. Io non voglio per lui quello che non voglio per me, ma le dico con serenità, l'uomo ormai è alla puntata finale, io non glielo ho mandato a dire, gliel'ho scritto, gli scrissi nell'ottobre del 2012, credo che tu non abbia altra strada che ritirarti dalla politica e lasciare spazio ai giovani, fallo prima che sia troppo tardi. Io l'ho scritto via ANSA. Non... E lui che aveva risposto, tu occupati di Hong Kong perché di queste cose me ne occupo io. Non che sono tu stato non ci certamente niente. Ascoltato. Ci capisco qualcosa in più di quello che vorrebbero che capissi, e spesso l'ho avvertito per la sua sicurezza personale di stare attento. Di stare attento a guardare ai meccanismi della sicurezza dell'uomo politico, del Presidente del Consiglio. Vede, quando si combatté la guerra fra Prodi e Berlusconi, quella fu una guerra all'ultimo sangue, e si spaccarono anche i servizi di sicurezza dello Stato. Alcuni tiravano per una parte, alcuni per l'altra. Un giorno ci accorgemmo che da una cabina telefonica di Forte Braschi, la sede del SISMI, era partita una telefonata ai magistrati di Milano, e chi telefonava era un generale dei carabinieri che diceva: guardate che in quella procura hanno intercettato una telefonata fra due signore, una è moglie di un trafficante di stupefacenti detenuto, l'altra è l'ex fidanzata venezuelana di Ricucci. E queste devono andare a Palazzo Grazioli e parlano in maniera lasciva di ciò che dovranno fare con Berlusconi. Andatevi a prendere quella telefonata. E io, che ero assiso nei ruoli istituzionali che le ho detto, feci sapere a Berlusconi che c'era questo problema e andai dall'ammiraglio Branciforte, che era capo del SISMI, a dirgli: guarda che la sicurezza del Presidente del Consiglio non può essere messa, era già Presidente del Consiglio dopo il 2008, non può essere messa in discussione da infedeli che fanno spiate alle procure sui fatti privati di Berlusconi. E venne da me un gruppetto di uomini del SISMI e mi disse anche: sai che c'è un nucleo, il cosiddetto nucleo di Roma del SISMI, che addirittura con un furgone ha fatto intercettazioni ambientali ai danni di Berlusconi, che frequenta un luogo dalle parti del ristorante Il Bolognese a Roma, dove va a trovare qualcuno. Questo non è giusto, dice al Presidente di stare attento, eccetera eccetera. Il Presidente Berlusconi non si interessava granché dei servizi di sicurezza, mi disse anche durante una cena, se ne occupava Gianni, mi disse anche davanti a una cena, davanti ad altri senatori durante una cena, mi disse: lascia stare, i servizi di sicurezza per me possono andare a prendere tutto il gelato a Via Veneto, perché non mi hanno mai dato una notizia che fosse interessante per il mio lavoro. E invece quell'allarme sulla sicurezza era importante, tant'è che io ne parlai con Cossiga, e il povero Presidente emerito volle scrivere un'interrogazione parlamentare pesantissima sulla cabina di Forte Braschi, perché aveva ricevuto le stesse informazioni, e disse a Berlusconi: stai circondato, stai un po' più attento, e guarda che un po' di notizie sulle tue abitudini personali, sessuali, sui tuoi incontri eccetera, escono proprio da quelli che ti stanno più vicino. E in una famosa telefonata con la Vitola io faccio qualche nome e gli dico, guarda, la Vitola. C'è un momento che devo aggiustare prima. Quindi abbiamo fatto molte cose. Il microfono che non si sente bene. Allora, posso dire voglio dire che finalmente stasera il senatore De Gregorio ci ha praticamente rassicurato. Cioè siamo in mano ai servizi equilibrati, perché sono quelli di centrosinistra che fanno la guerra a quelli, e quelli di centrodestra, però stiamo in mezzo ai zizze pacchiane, dicono a Napoli, no? Siamo proprio in una sicurezza, infatti, possiamo dormire spioni, tranquilli. Diciamo, apprezzo il pentimento del senatore, dell'ex senatore De Gregorio. Non vorrei però che diventasse il nuovo Ciancimino, francamente, perché
Anche lì c'era un pentito, perché poi dopo ha raccontato tutta una serie di cose. Mi aspetto che da un giorno all'altro ci tiri fuori un papello anche no, lui. Guardi, e però non vorrei che finisse come Ciancimino, io non ci penso nemmeno. Dove per esempio alla fine persino la procura di Bologna, guardando gli attentati che diceva di aver subito, ha deciso di metterlo sotto indagine, perché forse se l'è inventato. Non ci penso nemmeno. Cercherò di pubblicare il mio libro, che qualcuno sta bene, cercando di non fargli pubblicare. Grazie a lei, tacerò. Marco, si rivolga a Hong Kong, si rivolga a Hong Kong, lì ha tante entrature. Se lei va a Hong Kong, vedrà che glielo pubblicano. Una curiosità sola, vai. Qual è? Ma Belpietro, il suo attentato com'è andato? Il mio attentato, guardi, si legga. Rispondo io. Guardi, c'è un dibattito in corso. Glielo quelli dico di io. Centrosinistra dico io. Dicono da, e quelli hanno, centrodestra hanno scritto che quello che ha detto la gente è vero. Un magistrato, un'associazione un magistrato ha scritto che quello che ha detto la gente è vero. Veda un po' lei, si informi gente, anche lei. Se si informi per anche aria, lei, io non mi fiderei. Ma si informi anche lei, vedrà che forse riuscirà a fare una vignetta che dice una cosa sensata. Allora, impegnerò. Siamo stati così civili fino adesso, no. Ma il... No, buono, manco agli stati si può fare. Quindi, Il parallelo De Gregorio Ciancimino non è del tutto infondato, perché sono due persone che con le cose che hanno detto si sono guadagnati ciascuno uno o più processi per reati gravissimi. De Gregorio non è che sta accusando Berlusconi di avere corrotto un altro, sta accusandolo di avere corrotto lui, e quindi se si fa il processo per corruzione a De Gregorio, De Gregorio è imputato esattamente come Berlusconi, uno come corruttore e l'altro come corrotto. Ciancimino, appunto, se patteggerà una pena, ovviamente. Un anno e 8 mesi. Cioè, è un processo per corruzione che parte abbastanza bene, perché c'è la confessione del corrotto, insomma, che non capita tutti i giorni. Tutti i giudici vorrebbero avere un processo per corruzione col corrotto reo confesso. Bisogna vedere che si ottiene in cambio. Nel caso di Ciancimino voleva salvare il patrimonio all'estero. Ma gli hanno sequestrato, ne hanno sequestrati 20 di patrimonio. Dopo, quando l'hanno scoperto. No, sia prima sia dopo. Dopo. Sia prima, prima sia non dopo. Sequestravano mai in niente. In ogni caso chissà Ciancimino perché si è beccato dagli stessi magistrati che hanno raccolto le sue testimonianze una richiesta e poi un rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa e attentato a organo politico dello Stato. Quindi quando ha detto ho fatto la trattativa è finito dentro il processo della trattativa, il che rende un po' meno incredibili le dichiarazioni, perché tirare la pietra e nascondere la mano si sedeva è comodo, alla scrivania di ingroia, ma tirare una pietra alla quale sei legato anche tu è diverso, perché e questo li rende un po' meno incredibili. Poi i processi si faranno. È andata male. Qui, cioè, molti è andata benissimo, però, li hanno rinviato tutti a giudizio. Di questa trasmissione, lui è andata tanto, male. Anche nel momento più difficile si riesce a trovare un po' di sorriso, una battuta. Però l'ultima cosa che le voglio chiedere è questa. No? Prima Belpietro le ha fatto un'obiezione politica di fondo sull'Operazione Libertà. Diciamo che di tutte le cose che abbiamo sentito stasera, i soldi, le cose, eccetera, eccetera, la cosa peggiore è l'Operazione Libertà, perché diciamo in nessun paese degno di questo nome si accetterebbe il principio che per rovesciare un governo... Le dico solo una cosa, pensi che la Merkel ha stravinto le elezioni, ne mancano 4-5 insomma, deputati... Ma in Germania non c'è nessuno che si immagina una politica di conquista di questi 4-5 attraverso un'operazione di trasformismo. Solo in Italia succedono queste cose qui e ci siamo abituati a queste cose qui. Quindi, no, scusate, è una domanda seria che le faccio. Questa operazione libertà c'è stata. C'è stata, perché al di là di quello che diranno i magistrati, poi gli italiani possono fare il cavolo che vogliono, come hanno sempre fatto, vanno alle elezioni e votano come vogliono, ma che è giusto, perché le elezioni sono così. Però devono sapere, questa è la cosa importante, se c'è stata o no questa operazione libertà, non perché venga punita, ma perché loro la devono fare uno strumento di valutazione quando faranno le loro scelte. Lei può dire... In che cosa è consistita esattamente alla fine di questa trasmissione? L'operazione... Se c'è stata, se è stata una cosa seria, se avevate un punto di comando, che cos'era?
L'operazione Libertà c'è stata e in un paese in cui nessuno chiede scusa, io ho chiesto scusa ai miei elettori e a Romano Prodi che da buon cattolico mi ha scritto non porto rancore. Ma cosa facevate praticamente? Noi lavoravamo per boicottare, sabotare l'azione del governo Prodi, per mandare a casa Romano Prodi ed eravamo anche accompagnati, le assicuro, da un certo clamore popolare, perché ricorderà che l'accoglienza del governo Prodi presso i nostri concittadini non era proprio il massimo, gente ne aveva abbastanza di chiacchiere interne al centro-sinistra, quindi la gente ci abbracciava, ci baciava per strada, diceva mandatelo a casa, e noi ci sentivamo, questa è politica. E noi ci sentivamo in questa azione corruttiva che aveva un capo che si chiamava Silvio Berlusconi. Ma in che consisteva? Cosa facevate? Il punto di riferimento da quelli che hanno contro di un boicottaggio sistematico di una campagna acquisti sistematica, di un tentativo sistematico di portare l'ultimo senatore il voto utile dalla nostra parte, bravo, e perfino, non ne ha trovato nessuno. E perfino di farsi sostenere in questa politica di convincimento. Ma cosa facevate? Dicevate cosa dicevate? Quello che ho fatto io, ognuno trovate il modo suo. Amico mio, renditi indipendente, fai un percorso verso di noi, ti diamo anche le risorse per farlo, non c'è problema. Le risorse sono i soldi? Le risorse economiche. È stato poco convincente perché non ha trovato nessuno. Soldi. Ma ti ricordi Berlusconi ti darà immediatamente l'aggio di incontrarlo personalmente e darti rassicurazioni su questi aspetti. Perché era pronto ad incontrare anche il giorno di Ferragosto chiunque si convincesse a passare dall'altra parte, e avrà il piacere di essere ricandidato e di essere all'interno della forza politica. Ma ti ricordi le telefonate a Sacca? Mi scusi. Già nelle telefonate a Sacca la chiamava l'operazione Libertaggio e parlavano di una serie di persone da avvicinare, erano dei senatori eletti all'estero. Ma partecipava tanta gente all'operazione Libertà, mica era De Gregorio. C'era tanta gente, tanti senatori, tanti deputati, chiunque potesse fare qualcosa per agganciare qualcuno veniva portato al cospetto di Silvio Berlusconi che aveva davanti. Il nome che l'ha trovato, è la stessa cosa che fanno con quelli dei 5 Stelle. Ah, il nome l'ha trovato. È la stessa cosa che stanno facendo con quelli dei 5 Stelle. Lui l'ha citata con questo acronimo. È un creativo, c'è poco da fare. Io non ci avrei mai pensato. Che fanno col Movimento 5 Stelle e lo chiamano adesso scouting. Ma per lo scouting non c'è nessuna inchiesta, guarda caso. E poi dire una cosa. Io tento di corrompere il senatore Caforio. Il senatore Caforio mi registra. Di quale partito? Dell'Italia dei Valori. Porta il nastro con il mio tentativo di correzione ad Antonio Di Pietro. Costui dice che lo porterà in procura, poi questo nastro scompare. Come vede, i misteri della Repubblica Italiana riguardano tutte le parti politiche. E i suoi amici, quelli lì, non gli hanno detto? Lui dice di averlo dato ad un finanziere della sua segreteria. Poi vado a vedere. Un altro finanziere. Allora, Dragoni, veloce, dai, un riepilogo, perché aveva ragione Belpietro, non è che c'è un solo caso, no? Quindi spiegaci esattamente i casi che sono in questo momento sul tappeto per quanto riguarda le esterovestite. Ci sono tantissimi modi di fare del nero per evadere il fisco, tant'è che un autorevole commercialista che poi lavora con la Procura di Milano, Gian Gaetano Bellavia, dice che si farebbe prima scrivere la Divina Commedia anziché elencarli tutti. Allora, partiamo Dolce Gabbana, parliamo di esterovestizione, nel 2004 cedono il loro marchio della moda a una società lussemburghese che si chiama Gado per 360 milioni di euro. Poi però per vendere i vestiti devono pagare delle commissioni, le royalty per usare questo marchio. Ma di chi è la Gado? È sempre di Dolce e Gabbana. Secondo il Tribunale di Milano, che li ha condannati in primo grado, in questo modo Dolce Gabbana
hanno risparmiato tasse per 130 milioni attraverso la esterovestizione di una società che apparentemente è in Lussemburgo. In realtà è diretta dall'Italia dai manager di Dolce e Gabbana. E così sono stati condannati a un anno e 8 mesi di reclusione, naturalmente ci sarà l'appello, quindi sono liberi. Poi però il fisco, con la commissione tributaria, li aveva già condannati a pagare una multa, 343 milioni. Adesso si aspetta la Cassazione. Naturalmente Dolce e Gabbana dicono di essere innocenti. Che non solo sono innocenti, ma quelli sono strumenti utili per la loro attività planetaria. Centralizzazione del marchio in Lussemburgo. Poi c'è Bulgari, i gioielli, che li produce in Svizzera, dove si fanno ottimi gioielli, e per diversi anni ha dichiarato nei bilanci che poi questi gioielli venivano spediti in altre società all'estero, in Olanda, ma soprattutto in Irlanda. Però, secondo la Procura di Roma, che sta indagando, questo movimento era solo cartaceo, giravano solo le fatture, i gioielli non andavano in Irlanda o in Olanda, andavano direttamente alla destinazione finale. Infatti queste società sarebbero solo indirizzi di fiscalisti, consulenti fiscali, e in un documento di Bulgari questa viene definita strategia di fuga dal fisco italiano. Perché? Perché dal 2006, con il decreto Bersani, è entrata in vigore una tassa del 33% sui guadagni ottenuti in una lista nera di paesi, tra cui anche la Svizzera. Ecco perché bisognava andare. Tra l'altro Hong Kong non è ancora, diciamo così, uscito dalla lista nera, è solo cominciata tutta la pratica, diciamo, perché il lavoro di De Gregorio è servito a quello. Però non è finito, perché c'è un accordo dei primi mesi di quest'anno, il Parlamento non l'ha ancora ratificato. Allora, secondo la Procura, Bulgari ha nascosto al fisco 3 miliardi di euro di ricavi tra il 2006 e il 2011 e ha evaso tasse per 46 milioni. Anche i bulgari dicono però che le società all'estero non sono fittizie ma vere e che tutto è regolare. Quindi ultimo caso. Poi ci sono i rapporti tra Mediolanum, società controllata da Berlusconi, e il socio Ennio Doris. Il fisco contesta i rapporti tra questa e una sua controllata di nuovo in Irlanda, la Mediolanum International Funds. Questa società che cosa fa? Gestisce fondi di investimento che però vengono venduti in Italia dalla rete di promotori di Mediolanum, e la società irlandese incassa direttamente delle commissioni per la gestione e poi ne restituisce una piccola parte, un piccolo pezzo alla Mediolanum italiana. Secondo il fisco però questo è un livello troppo basso e serve a trattenere in Irlanda dei profitti, che lì vengono tassati solo al 12,5%, in Italia sarebbe almeno il triplo. E così ha chiesto a Mediolanum 344 milioni di euro per alcuni anni. Naturalmente anche Mediolanum dice che è in regola e ha chiesto un arbitrato internazionale tra il fisco italiano e quello irlandese. Ci dobbiamo applicare un po' per capire in che modo bisogna fare. Una notizia da Hong Kong. I giornali, e il giornale più diffuso a Hong Kong in lingua inglese, che è il South China Morning Post, ha sentito il console, l'ex console Alessandro De Pedis, che oggi ricordiamolo è il capo della segreteria del viceministro agli esteri Marta Dassù, e nel virgolettato preciso, insomma, di questo giornale molto autorevole nella regione, l'ex console De Pedis dice, proprio rispetto alla vicenda, il foglio, la nota diplomatica, ricordo, non ricordo, dice I have no memory, che tradotto vuol dire non ricordo. E non ho capito, mi fa mandare la diffida dall'avvocato che non è vero niente. Forse è così, forse il fuso orario. E Michele, sempre, visto che ne abbiamo parlato, paradisi fiscali, si vede che quando si va a Hong Kong uno è il fuso orario. E a proposito di Hong Kong, allora sono arrivate proprio adesso quelle immagini che aspettavamo. Visto che ne abbiamo parlato, paradisi fiscali, è il terzo paradisi fiscale al mondo, vediamo queste sedi delle società di cui parlavamo prima. Queste sono belle. Questo è il centro di Hong Kong ed è qui che ci sono centinaia e centinaia di società offshore, ed è qui che hanno sede quelle società che sono riconducibili ad Agrama, che sono la Wiltshire Trading, come abbiamo detto, e la Harmony Gold. E qua invece però è dove vivono le amministratrici della società, le due signore, diciamo, non è proprio un quartiere del centro. Purtroppo al 16C vive Paddy Chan, e viveva, forse è meglio dire, perché qui non c'è più la palazzina popolare. Mentre invece, e che cavolo, tutte queste società per poi far vivere queste signore in queste condizioni. Catherine Su, forse c'è, non c'è, non si sa. Michele non ha risposto al campanello. E queste sono le offshore, è un casino, non si capisce niente. Vabbè, subito dopo la pubblicità, allora
saluto i miei ospiti, però insomma dopo la pubblicità Laura ha preparato una roba che secondo me... Sì, è un piccolo, piccolo scoop, so che ti sta a cuore, ti darò una brutta notizia, però pazienza, via. Qual è questa brutta notizia? No, te la do dopo la pubblicità. No, subito dopo la pubblicità, però secondo me non è una brutta notizia, Se no se ne vanno, se no, 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 è bella, è bella, è bella, è dopo la pubblicità, grazie. Chi vuole sapere di più, chi vuole sentire di più di Marco Travaglio, c'ha una settimana qui a Roma di teatro per Stato la Mafia, ma chi vuole vedere Mauro, qui deve venire, Mauro! Questa brutta notizia, mannaggia a te! Ti dico, no, brutta notizia. Insomma, per qualcuno è brutta, perché io so che te ci sei affezionato a Dudu, ci sei fatto lo spot, si è portato con Saide, che si è cercato di salvarlo. Quello è un cane, quello è tornato ad Arcore. È tornato. Zodi Arcore. Francesca, te l'avevo detto di non lasciare Dudu con la pitonessa. Blup! È andata così. Addio. Sarà meglio sul sai. Ma ora che noi ci occupiamo sempre di cose italiane, poi ci sono delle cose che succedono all'estero che incidono molto nella situazione italiana. E quindi io ne tratto, ecco qui. La Germania ha votato. E ora siamo nella Merkel fino al collo. Questo è indiscutibile. Altri paesi. Altri paesi. Però nella Merkel ci siamo noi, insomma. Vabbè. Colpa nostra pure un po', no? C'è stata sta notizia di insomma, recentissima. Sì. Se ne vogliono andare via tutti quelli del PDL. Tutti via. Dove? Ma non lo so. E infatti, eccolo qui. PDL, tutti fuori! E tu, dove credi di andare? Sai come? Questi zumpano. Ma in tutto questo... Questo movimento, tu sai che c'è lassù, che, no, non lassù, proprio lassù, sul colle, diciamo, no? Nel cielo, che vigila sempre, eccolo qua. Quirinale, incontinenza d'ammoniti. Giorgio, adesso li fai pure a letto. Scusa Clio, mi è scappato. Ma sai che anch'io ho una certa età. E torniamo però al fatto di Berlusconi, ora veramente è una persecuzione. Lo dico io che non sono sospettabile. Persecuzione. Prendetevela con me, ma lasciate stare la mia famiglia! Ma cos'è successo? Gli hanno arrestato la figlia e il genero di Mangano! Ma poveraccio, Mangano! Povero tutto io! Io una lancia però a favore di De Gregorio la devo spezzare, no? A parte che mi ha intenerito tutto sto pentimento, l'ho visto smunto, scavato dai rimorsi, insomma... C'è proprio... Tutti a prendersela con De Gregorio, no. Povero De Gregorio, si vende Telecom, si vende all'Italia e non mi posso vendere io. Cioè. E poi è restato saldamente in mani italiane. Ma ora andiamo dall'altra parte a vedere che succede, ci sono dei movimenti... Ma succede? È importantissimo quello che... Il PD si avvia verso il congresso. Serve un passaggio? Ma dentro, già si stanno muovendo forze straordinarie. Davvero? La miseria. PD, largo ai giovani. Cooperlo, ti ho detto di no. I pantaloni corti non te li puoi togliere. Ma Massimo, ho più di 50 anni! Appunto, così non li dimostri e freghiamo quello stronzetto di Renzi. Che cazzo! Ora, per fortuna c'è l'uomo che fa i moniti, ma c'è una divisione nel Parlamento pazzesca, no? Sulla storia del finanziamento ai partiti. Eccolo qua, finanziamento ai partiti. Il PDL si oppone al tetto. E cosa vuole? Banconote di piccolo taglio senza contrassegno. C'è il finanziamento. Offshore. Ma siccome non è che pensano solo ai... anche all'Italia, Alfano è andato là nel Val di Susa, sì. ha fatto vedere il muso duro dello stesso, il muso suo. L'allarme è importantissimo. BR, Alfano lancia l'allarme. Aiuto, le brigate Rodotà! Ma per favore.
Ora siamo in televisione, parliamo anche di quello che succede nella... Noi siamo servizio pubblico, però non siamo una televisione pubblica, no? C'è anche la RAI, ecco. Infatti, ci sono delle cose che la vengono. Respinto il ricorso, Minzolini non riesce. Vespa preoccupato, mi toccherà leccare per due. Che da Silvio, vorrei chiudere con Silvio, perché c'è la Merkel, ma c'è anche la Russia fuori, no? Putin ha detto una cosa importante su Silvio. E se? Putin dice che se Berlusconi fosse gay, nessuno credo con quel culo flaccido che si ritrova. Grazie.